Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo webinar che si occupa della riforma, della riforma che ha interessato la materia dei diritti delle persone e della famiglia. Voi sapete che la scuola ha programmato in questi ultimi mesi molti incontri proprio con lo scopo di dare una prima informazione su questa riforma ed ha coinvolto in questo lavoro i colleghi e i professori che hanno partecipato ai lavori all'interno delle varie commissioni. Questo proprio anche per darvi un po' il polso di quelle che sono state le decisioni e anche le discussioni che sono state fatte all'interno delle commissioni. Sapete inoltre, perché ve l'abbiamo già spiegato in altri webinar e immagino che molti di voi abbiano comunque partecipato anche in altri webinar, questo ve lo ricordo, è il 12° incontro che facciamo sulla riforma Cartabia in materia civile e che si accompagna ai 12 incontri che abbiamo fatto dedicati alla riforma penale, quindi insomma un impegno abbastanza forte in questi ultimi mesi. Dicevo che voi potrete vedere tutte le registrazioni del webinar. Ma sapete anche che ve l'abbiamo comunicato nei giorni scorsi, abbiamo deciso proprio per la rilevanza della riforma nella materia di cui ci occupiamo oggi pomeriggio, di dividere gli argomenti in due pomeriggi. Quindi vi spiegherò poi tra pochi minuti esattamente quali saranno i temi di cui ci occuperemo in maniera specifica questo pomeriggio e gli altri saranno trattati domani. Naturalmente, poi se ora, un minimo di sovrapposizione potrebbe accadere, ma di questo non ci preoccupiamo perché, in fondo, se anche alcune cose verranno ripetute, non credo che sia inutile per nessuno di voi. Voi sapete che la legge delega 206 del 2021, oltre a occuparsi, oltre a prevedere la delega per l'efficienza del processo civile, aveva precisato che la delega riguardava anche misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. Poi il decreto legislativo 2000 ha introdotto delle nuove norme di procedura dedicate proprio ai procedimenti che attengono allo stato delle persone e della famiglia e tanto ha fatto introducendo all'interno del codice di procedura civile nel libro secondo e quindi introducendolo come procedimento ordinario civile, pur con alcune ovviamente specificità e particolarità, questo nuovo titolo 6 bis, intitolato proprio Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, che tra l'altro viene individuato spesso con un acronimo che io trovo onestamente non bellissimo, che è PMF, che fa venire in mente in realtà il nome di un famosissimo gruppo musicale di altri tempi, che in effetti aveva sigle molto simili. Le norme sono quelle del 473 bis e seguenti, sapete, ne parleremo, poi 473 bis 1, 2 e si va avanti oltre il 50. La parte interessante che vi volevo sottolineare, perché secondo me può essere utile, almeno io l'ho trovata utile anche su altri aspetti, è che ricordatevi e ricordiamoci che nella Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate tutte le relazioni illustrative. E questo è utile perché su alcuni passaggi, anche quando si tratta per esempio di verificare alcune interpretazioni, può essere utile andare a leggere quella che era stata la volontà del legislatore nell'introdurre alcune norme. L'introduzione di queste norme all'interno, dicevo, del libro secondo indica anche il fatto che il procedimento, questo nuovo procedimento, il rito unitario, ha una vocazione generale. Quindi le disposizioni si applicano a tutti i procedimenti contenziosi che riguardano lo stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie. Il plurale ha un'indicazione molto precisa. Queste cause attribuite alla competenza del Tribunale Ordinario, giudice tutelare e del Tribunale per i minorenni. Poi naturalmente ci sono eccezioni di cui parleremo nel corso dell'incontro. Un altro aspetto che mi sembra
importante, riguarda il fatto che il 473 bis, il 4 e 5 disciplina in modo specifico l'ascolto del minore, di questo parleremo nel pomeriggio. Su questo tema, tra l'altro, il legislatore ha sicuramente tenuto in considerazione la giurisprudenza di legittimità che nel tempo aveva in sostanza individuato una sorta di codice per l'audizione del bambino, e di questo avremo modo oggi pomeriggio di parlare. L'altro punto del quale poi ci occuperemo, oltre appunto ad occuparci del tema del rito unitario in termini generali, riguarda anche la figura del curatore speciale. Sappiamo che addirittura il 473 bis 8 individua un curatore speciale, processuale e sostanziale, e insomma anche un po' per chiarire forse all'interno di tutte queste figure avremo anche modo un po' di occuparci della differenza tra il curatore speciale e il tutore. Vado ora un po' a spiegarvi come si svolgerà questo pomeriggio. Inizierà il nostro incontro l'introduzione e la relazione del professor Claudio Cecchella, che è ordinario di diritto processuale all'Università di Pisa, che parlerà proprio nella prima parte del suo intervento del rito unificato. Tratterà gli aspetti essenziali del procedimento, e in particolare poi dalla fase introduttiva e dell'udienza. Dopo il professor Cecchella interverrà la collega Rosaria Giordano, che è consigliere della Corte di Cassazione, ma anche, seppure non a tempo pieno, assistente dalla Corte Costituzionale, che tornerà a definire, ad occuparsi ancora dell'ultima parte della fase decisoria del rito unitario, e tratterà poi degli argomenti di cui ho fatto cenno, cioè dall'ascolto del minore e del curatore speciale. A quel punto ci sarà un altro intervento più breve del professor Claudio Cecchella, proprio per individuare le differenze tra la figura del curatore speciale e del tutore, per poi chiudere col presidente Luca Villa, che è presidente del Tribunale dei Minori di Genova, che si occuperà dell'affidamento ai servizi sociali, ma che avrà anche modo di ricollegarsi all'intervento del professor Cecchella, in quanto si occuperà anche della figura del tutore nel rapporto non sempre facile con l'affido all'ente. Quindi io ringrazio tutti e tre i nostri relatori di oggi pomeriggio, perché sono certa che ognuno, secondo le prospettive magari specifiche e particolari, sapranno tratteggiare un po' queste nuove norme che comunque richiedono all'interprete un lavoro non sempre facile. Quindi vi ringrazio e do subito la parola al professor Cecchella. Grazie. Ecco, sono io a ringraziare per l'invito a questa iniziativa importante perché ora è venuto il momento in cui dobbiamo studiare queste norme e dobbiamo soprattutto cercare di darne un'interpretazione che le rendano concretamente applicabili, tenuto conto delle mille difficoltà che purtroppo l'entrata in vigore così immediata e spesso, come è accaduto per i tribunali per i minorenni, con una struttura organizzativa e una capacità tecnologica, diciamo, mancante, creano non pochi problemi. Certamente si è sottolineato che il rito unitario costituisce sicuramente la grande novità di questa riforma, a cui io aggiungerei anche l'inserimento di tutte queste norme in un corpo unitario, appunto, gli articoli 473 bis, punto 1, punto 2. Circa una settantina di norme che riuniscono in una unitaria codificazione l'intera materia del processo e si sa quanto la codificazione può avere ricadute molto utili sul piano della certezza del diritto, quindi va salutata molto positivamente. Il secondo aspetto è aver riunificato in un unico rito una diaspora di riti che caratterizzava originariamente il sistema. Avevamo il rito camerale, il rito della separazione e divorzio, il rito ordinario in molti casi. Quindi una frammentazione delle regole processuali per questioni o materie che erano in realtà assai simili tra di loro, comunque caratterizzate dalle stesse esigenze di tutela processuale differenziata. Oggi siamo di fronte a un processo di carattere unitario. Però ecco, la prima
Il primo aspetto che vorrei sottolineare è rappresentato dal fatto che questa unitarietà che emerge chiaramente all'interno delle disposizioni che adesso cercheremo di commentare è anche una unitarietà che ha la capacità di adattarsi, quindi anche con una certa elasticità, usiamo questo termine, alle diverse situazioni, ai diversi diritti che possono essere oggetto della controversia. Per cui studiare oggi il processo familiare minorile o per le persone, come viene chiamato, vuol dire anche avere questa consapevolezza della diversificazione delle norme processuali a seconda che il diritto oggetto della tutela è un certo diritto piuttosto che un altro. Qui io direi che il modo migliore per affrontare la diversificazione di queste norme è quello di distinguere tre diverse categorie di situazioni soggettive che possono essere dedotte all'interno del processo. I cosiddetti diritti indisponibili, per lo più quelli che fanno capo al minore, da un lato, dall'altro i diritti che io chiamo relativamente disponibili, perché sono diritti che non hanno una disponibilità piena, sono diritti che non possono essere disposti preventivamente a loro sorgere, ma solo dopo che sono sorti. Mi riferisco in modo particolare ai diritti economici che corrono tra i coniugi, i diritti economici di cui è titolare il figlio maggiorenne o gli altri componenti delle relazioni familiari, penso alle unioni civili, penso per quel poco di tutela che esiste sul piano economico tra conviventi all'interno della convivenza. Questi diritti sono diritti di cui non si può disporre prima che sorgano, tant'è che i patti pre-crisi, prematrimoniali, i patti sul divorzio, presi in sede di separazione sono considerati nulli dalla Corte di Cassazione, però dopo che sono sorti sono oggetto di possibili atti dispositivi, però hanno una loro caratterizzazione particolare che considererei come seconda categoria di diritti da esaminare. E poi abbiamo i diritti disponibili. I diritti disponibili sono quelli pienamente disponibili. Penso sicuramente all'addebito, penso ad alcuni aspetti relativi al risarcimento del danno per illeciti che possono essere commessi nelle relazioni familiari. Questi sono diritti pienamente disponibili. Quindi tre categorie in realtà: diritti indisponibili, diritti relativamente disponibili e diritti pienamente disponibili. E partiamo dai diritti indisponibili. Per i diritti indisponibili ci sono due norme assolutamente centrali su cui dobbiamo riflettere, che sono l'articolo 463 bis punto 2 al primo comma e l'articolo 463 bis punto 19 sempre al primo comma. Queste due disposizioni cosa dicono? Dicono due cose molto importanti: che le regole del processo dispositivo, questa è la prima disposizione, non si applicano alla materia di diritti indisponibili, o meglio, dei diritti del minore, per cui il giudice può derogare le regole sul principio della domanda, sull'onere di allegazione delle parti, sull'iniziativa probatoria riservata alle parti e può assumere d'ufficio le iniziative che ritiene più opportune nell'interesse del minore. Quindi può offrire una tutela anche in difetto di domanda, può ricercare fatti non allegati agli atti di causa e può svolgere molto liberamente iniziative sul piano probatorio e istruttorio. La seconda regola importante è quella dell'articolo punto 19 al primo comma. Le regole che attengono alle decadenze e preclusioni che vengono applicate agli atti difensivi delle parti non si applicano nell'ambito delle tutele che riguardano i diritti del minore, che riguardano appunto i diritti indisponibili. In quel caso non esiste limite alla proponibilità di domande, all'allegazione di fatto e alla deduzione di prove lungo tutto il corso del processo per le caratteristiche di queste situazioni oggetto del processo. E questo è, diciamo, una caratterizzazione molto specifica, molto particolare della materia dei diritti indisponibili che rende la normativa, per quanto inserita nell'alveo di un processo di carattere unitario, però certamente caratterizzata da particolarità che ho cercato di esprimervi. La seconda categoria che dicevo è quella di diritti che io definisco per comodità relativamente disponibili. Una buona definizione di questi diritti li abbiamo nell'articolo 403 bis punto 19 che già citavo, però al secondo comma si parla lì infatti di diritti economici che io direi corrono tra persone adulte, quindi i diritti al mantenimento nella separazione, l'assegno divorzile, i diritti economici dello stesso tipo all'interno delle unioni civili, quel diritto agli alimenti che è previsto
previsto nelle convivenze e certamente anche il diritto che spetta al figlio maggiorenne. Ecco, questi diritti sono in realtà assoggettati alle regole del processo dispositivo, quindi il giudice non può assumere una tutela se non vi è una domanda e certamente quindi vale anche il principio dell'onere di allegazione dei fatti rilevanti in causa ad iniziativa delle parti. Non usciamo quindi dalle regole del processo dispositivo, però a me sembra opportuno ricordare due aspetti fondamentali. Uno è il secondo comma di quella disposizione che ho già citato, cioè l'articolo punto 2, 463 bis punto 2, li chiamo punto con il numero più semplice menzionarli, il quale affida per questi diritti al giudice dei poteri istruttori particolarmente accentuati. Si tratta di diritti per lo più regolati da norme imperative, come ad esempio l'esperienza del diritto del lavoro, del diritto delle locazioni, per fare degli esempi, dove appunto sono accentuati i poteri di iniziativa istruttoria del giudice. Anche in questo caso il secondo comma dell'articolo punto 2 ci dice che il giudice può assumere ampia potere di assumere iniziative probatorie. Io credo che questo principio non valga solo per il primo grado, anche se non è detto in modo esplicito, ne parlammo in commissione, io avrei voluto una dizione diversa della norma, però ritengo che questi poteri istruttori d'ufficio ammessi al giudice in primo grado lo siano anche in secondo grado, quindi vada letto in questo senso anche la disposizione punto 35, che come sapete applica invece l'articolo 345 in maniera molto rigorosa. Io credo che quegli stessi poteri che il giudice aveva in primo grado li può avere in secondo grado, può disporre mezzi di prova, riaprire i termini alle parti ovviamente per ragioni di contraddittorio. La seconda regola particolare per questi diritti relativamente disponibili è rappresentata dall'articolo 403 bis 19 secondo comma, perché qui si consente per questi diritti una significativa e assolutamente originale riapertura dei termini difensivi alle parti e che possono nascere in relazione, dice la norma, a nuovi accertamenti istruttori. Ora, noi sappiamo perfettamente come il processo, nelle esperienze che abbiamo avuto normative sino ad oggi, non consente certo la riapertura dei termini di fronte ad una nuova prova. Invece qui è importante questo aspetto da sottolineare: un nuovo accertamento istruttorio può dare origine non solo alla possibilità di dedurre nuovi mezzi di prova, ma anche alla possibilità di formulare nuove domande, nuove eccezioni. La norma è molto ampia sotto questo aspetto. Quindi, ad esempio, se io scopro in sede istruttoria che la mia controparte è in realtà titolare di un patrimonio nascosto che prima non sapevo, di redditi nascosti che prima non sapevo, posso sulla base di questa risultanza istruttoria nuova formulare addirittura nuove domande, ed è una peculiarità che a mio parere caratterizza i diritti che ho definito relativamente disponibili. E poi abbiamo la serie di diritti disponibili per i quali invece vige pienamente il regime del processo dispositivo, ovviamente, ma vige un regime di decadenze e preclusioni particolari disciplinate all'interno delle norme che adesso cercherò di commentare, e queste preclusioni e decadenze valgono ovviamente anche per i diritti relativamente disponibili. Però qui devo fare una premessa iniziale, perché la legge delega al comma 23, che si occupa del nostro processo, articolo 1, comma 23, alle lettere F ed H ha compiuto un'opzione di rigidità delle regole applicabili alle decadenze e preclusioni delle attività difensive, prevedendo che non solo domande e allegazioni di fatti, formulazioni di eccezioni riservate debbono avvenire all'interno degli atti introduttivi, ma che anche le prove a pena di decadenza devono essere formulate all'interno degli atti introduttivi. Sul punto la Commissione si è interrogata se questa soluzione fosse una soluzione plausibile o se non fosse necessario in qualche modo armonizzare il processo per le persone, per i minorenni e per le relazioni familiari, le soluzioni che parallelamente erano state adottate nel rito comune, nel rito ordinario. E l'opzione è stata in questa seconda direzione. Ora viene sospetto, ma forse avete fatto un eccesso di delega, ma non è così, perché la delega proprio al primo comma dell'articolo 1 evidenzia che noi avevamo anche degli obiettivi di semplificazione, speditezza, razionalizzazione del sistema che ci consentiva probabilmente qualche adattamento rispetto ai principi direttivi, e per questo ci siamo sentiti di introdurre un regime di preclusioni dove certamente le domande
la legazione dei fatti costitutivi, la legazione dei fatti che costituiscono eccezione quando questi sono riservati alle parti, devono avvenire negli atti introduttivi, quindi nel ricorso e nella comparsa di risposta. Però poi abbiamo previsto uno sviluppo di tre memorie che sono regolate nell'articolo 473 bis.17, nelle quali invece e solo nelle quali maturano i termini preclusivi riguardanti le prove. Qui ecco la cosa da sottolineare è che la soluzione che è stata adottata per queste tre memorie non è la stessa soluzione dell'articolo 171 ter invece nella parallela esperienza del rito ordinario, perché quelle tre memorie dell'articolo 171 ter assomigliano tanto alle tre memorie dell'articolo 183 sesto comma a cui eravamo abituati fino a ieri, anzi forse lo saremo ancora per qualche tempo, per le quali non c'è diciamo per ognuna delle memorie una parte che deve predisporre la memoria. Qualunque parte può predisporre le tre memorie previste. Qui invece le tre memorie regolate e che adesso vi commento sono memorie in cui esiste una parte, diciamo, protagonista della stesura della memoria. La prima memoria è dell'attore che attraverso di essa replica alle difese del convenuto in comparsa. La seconda memoria è del convenuto che replica in essa alle difese nuove che l'attore può aver introdotto in prima memoria, e poi la terza memoria rivede protagonista l'attore, il quale replica solo all'aspetto relativo alle prove, perché quella è l'unica replica che si rende necessaria. Quindi, come vedete, uno sviluppo di tre memorie rispetto all'udienza, nelle quali ognuna di esse ha un soggetto legittimato, usiamo questo termine, alla memoria. E ovviamente la prima memoria introdurrà le preclusioni relative alle prove per la posizione dell'attore, la seconda memoria introdurrà le decadenze relative alle prove per il convenuto, la terza consentirà all'attore di replicare alle prove che il convenuto ha eventualmente formulato all'interno della memoria. L'idea è quella di arrivare ad un'udienza nella quale le difese delle parti in termini di individuazione dell'oggetto del giudizio, dei fatti rilevanti, delle prove dedotte è ormai esaurita. Per cui anche quegli adattamenti alle difese nella trattazione consentita nel processo devono esaurirsi all'interno di queste tre memorie. Quindi, che so io, le repliche, il contraddittorio dell'attore rispetto al convenuto, del convenuto rispetto all'attore devono esaurirsi all'interno delle tre memorie. L'eventuale esercizio di un minimo di jus penitendi delle parti, modifica delle conclusioni delle domande, può esercitarsi solo in quelle tre memorie. Quindi, in buona sostanza, tutto ciò che in termini di preclusioni e decadenze generali o in termini di adattamento minimo delle difese per esigenze di contraddittorio, di jus penitendi, devono essere necessariamente esaurite in questa fase introduttiva. All'udienza ci si arriva diciamo con le difese ormai ferme, ormai non più modificabili, se non in casi straordinari, la remissione in termine ad esempio, oppure un'iniziativa dell'ufficio che consenta inevitabilmente una riapertura dei termini anche per le parti. E qui c'è un'altra cosa che vorrei sottolineare, differenziale rispetto alla particolarità della disciplina che caratterizza il rito comune, è che il giudice non viene costretto a occuparsi della questione o delle questioni prima dell'udienza, come accade nel rito comune. Penso all'articolo 171 bis, che a mio parere tanti problemi nella concreta applicazione porrà, nella concreta pratica porrà. Qui, per buona sorte, per buona scelta anche della commissione, oserei dire, il giudice se ne occupa all'udienza. È lì che il giudice a quel punto prende le redini del processo, decide se rimettere in decisione, decide se aprire eventualmente un'attività istruttoria, dovrà ovviamente in quella sede dare svolgimento a un tentativo di conciliazione, fare insomma tutte quelle attività che competono al presidente all'interno del processo per separazione e divorzio all'udienza presidenziale, sino poi eventualmente a pronunciare le misure provvisorie e temporanee che appunto il presidente in quella sede pronuncia, che a questo punto competono al giudice appunto in sede di rito unitario. Per cui c'è, ecco, questa particolarità della disciplina che la rende un po' differente da quella propria del rito ordinario. C'è un aspetto sul quale mi vorrei soffermare particolarmente, che riguarda più gli avvocati che il giudice, ma in qualche modo sono coinvolti anche i giudici, come cercherò di dirvi, è rappresentato da una particolare accentuazione dell'obbligo di collaborazione delle parti con il giudice, e oserei dire un'accentuazione dell'obbligo di verità che io onestamente non ho mai ritenuto
all'interno del processo ordinario. Io penso che il processo ordinario comune possa, essendo un processo per lo più dispositivo, quanto più esiste una verità e una menzogna che si scontrano tra di loro, cioè la dialettica, cioè il contraddittorio, tanto più un processo che consente al giudice di arrivare ad una verità finale. Ma nel nostro ambito il processo assume caratteristiche assolutamente originali che meritano particolare attenzione. Beh, è ovvio che anche qui c'è il richiamo alla canone della sintesi e chiarezza che deve caratterizzare gli atti difensivi delle parti. Questo è un po' la novità che parte dal principio dell'articolo 121 del codice del rito e poi lo ritroviamo riprodotto in quasi tutti gli atti di parte del processo. È un canone che viene a caratterizzare, direi in maniera diffusa, un principio le cui conseguenze sul piano sanzionatorio sono dettate dall'articolo 46, quinto comma delle disposizioni di attuazione, cioè non è una diciamo sanzione di invalidità dell'atto che non rispetti questi canoni, però il giudice può certamente nella ripartizione, nella distribuzione delle spese legali e forse anche un po' del 96, anche se la norma non lo nomina, può certamente sanzionare sotto questi aspetti particolari processuali l'eventuale violazione di questi principi. Ma l'aspetto che a me interessa è invece dettato dal articolo 403 bis punto 12 del codice di procedure del punto 18, punto 12 e punto 18. Beh, un po' anche quello concernente la comparsa del convenuto, perché anche quella è coordinata, diciamo, con le regole del ricorso. Cosa si dice? Si dice che le parti devono chiarire al giudice con la documentazione relativa. Prima di tutto, se vi sono pendenze civili o penali tra di loro. Questo è un aspetto, un primo aspetto importante. Un secondo aspetto, devono introdurre una serie di documenti assolutamente nuovi per quanto concerne il processo laddove si debbano trattare anche temi concernenti i profili economici, mi riferisco in modo particolare al mantenimento del figlio, ma anche al mantenimento dei coniugi, al mantenimento di tutte le componenti delle relazioni familiari, perché devono produrre non semplicemente le classiche tre dichiarazioni dei redditi, ma devono produrre documenti che attestano i diritti reali immobiliari, i diritti reali su beni mobili registrati che le parti, eventualmente di cui le parti sono titolari, quindi atti di acquisto o certificazioni di proprietà, e poi soprattutto indicare tutti i conti correnti bancari, non solo quelli diciamo correnti, ma anche quelli che costituiscono deposito di titoli di investimenti con gli estratti conto del triennio precedente. Si tratta insomma di una serie di indicazioni che impongono alle parti una significativa collaborazione con il giudice nel fornire al giudice quegli elementi fondamentali per poter assumere una decisione finale. Ecco qui il punto importante, è che qui la violazione di queste regole, non tanto in termini di mancata produzione, quanto la reticenza, il non aver indicato esattamente, non aver allegato i redditi, il patrimonio, le componenti essenziali per la determinazione di diritti economici, all'articolo punto 18 viene sanzionata in maniera molto particolare. Può trarne il giudice un argomento di prova eventualmente da questo comportamento, quindi c'è un riflesso, anche se ovviamente non fortissimo rispetto al merito della controversia, e poi si applicano ancora una volta l'articolo 92 sulla compensazione, l'articolo 91 sulla diversa regolamentazione delle spese e ovviamente l'articolo 96 qualora proprio le forme di reticenza appaiono dolose o appaiono veramente gravi da meritare anche una sanzione di quel livello. Ecco, questa disciplina è una disciplina nuova, è una disciplina nuova su cui devono confrontarsi gli avvocati che difendono le parti, i quali devono ammonire i loro clienti sulla necessità di chiarire bene queste posizioni, perché poi le conseguenze sono appunto quelle dettate da questa norma, e pongono quindi su un piano di collaborazione, ma anche forse su un piano di obbligo di verità, la posizione delle parti in relazione a questi diritti particolari che riguardano appunto i diritti economici. Infine, qui termino il mio intervento, spero di essere stato abbastanza nei tempi, un altro aspetto importante è il piano genitoriale. Questo è un aspetto molto delicato sul quale francamente sarà importante capire anche quali potranno essere le linee guida o i protocolli che verranno via via adottati, perché adesso nella mia esperienza anche di avvocato devo dire chiedo ai clienti fatemi il piano genitoriale,
provate a buttare giù un piano genitoriale sulla cui base poi dovrò lavorare anch'io, perché anche gli avvocati dovranno ovviamente limare ciò che i clienti dicono, perché spesso dicono cose meno rilevanti. Però certamente questo è un punto delicatissimo, perché innanzitutto cosa serve il piano genitoriale? Io lo vedo positivamente, dico sinceramente. Lo vedo positivamente perché qualche volta si litiga e non si sa su cosa si litiga. Magari su alcune soluzioni riguardanti la vita dei propri figli, la vita scolastica, la vita extrascolastica, i passatempi, le particolarità del carattere, qualche purtroppo malattia che colpisce i figli, eccetera, eccetera, possono dar luogo a delle regolamentazioni assolutamente comuni anche negli accordi tra i genitori, per cui si facilita forse anche questo passaggio di dire: diteci cosa pensate dei vostri figli, qual è la vita migliore per i vostri figli, per la loro educazione, e qualche volta forse qualche area comune di questi due piani genitoriali la si trova, ma soprattutto si forniscono elementi al giudice, che certamente il giudice può trarre anche in sede di interrogatorio libero delle parti alla prima udienza, degli elementi utili per valutare quello che è uno degli aspetti ovviamente più delicati, che è la tematica dell'affidamento, del collocamento dei figli, del diritto di visita, dell'assegnazione della casa coniugale attraverso questo nuovo strumento che è il piano genitoriale. Certo è che tutti questi elementi relativi alla necessità di chiarire alcuni aspetti e di documentare alcuni aspetti pone certamente la posizione delle parti, questo è l'aspetto che vorrei sottolineare, le responsabilità soprattutto delle parti, in una dimensione giuridica molto diversa da quella che era nel passato e che certamente forse caratterizza il processo di diritto comune. Bene, io a questo punto avrei terminato questa parte, diciamo, introduttiva, usiamo, del processo. Ora dovrei vedere se ci sono delle domande, vediamo. Dunque, alcune sono domande tecniche, a cui c'è già però stata risposta. Lo chiedono gli avvocati. Dunque, per la modifica delle condizioni di separazione non c'è più la possibilità di beneficiare di un rito camerale, come eravamo abituati, 710 intendo, articolo 9 della legge 898, e il procedimento è quello unitario, cioè si deve avviare un ricorso, le regole sono le stesse, certamente il processo probabilmente avrà un andamento estremamente più celere, perché forse la parte, diciamo, istruttoria o la parte, diciamo, della trattazione delle difese è più semplificata, c'è un fatto nuovo, va accertato questo fatto nuovo e va vista la ricaduta sulla regolamentazione contenuta nel provvedimento della precedente fase, però il rito è esattamente lo stesso. Il tema però verrà trattato domani, quindi ho risposto, ho anticipato una risposta. Poi il piano genitoriale si allega anche, però qui non riesco a leggere. Non so se qualcuno mi può dare una mano. Non si facciamo così, magari gli lasciamo un po' di tempo ancora per pensare, intanto andiamo avanti e poi magari le recuperiamo alla fine, magari chi ha scritto, certo. Perché evidentemente non ha concluso, e mi scuso perché sto facendo quello che ho detto che non bisognava fare, ma comunque nel senso che si senta la mia voce fuori, perché evidentemente il piano genitoriale si allega anche il PIA, cioè è chiaro che sono sicura che chi ha scritto poi finirà di formulare la domanda. Ma allora qui andiamo oltre, qui c'è questo tema dei procedimenti consensuali o congiunti, se è necessario o meno. Io dico che il piano genitoriale probabilmente no, perché è già inserito nell'accordo, diciamo, già nell'accordo i coniugi precisano anche le loro idee sul tema figli e su quindi tutti gli aspetti personali che riguardano i figli. Semmai gli estratti conto sì, perché dico, c'è un unico aspetto sul quale diciamo il giudice interviene nelle soluzioni consensuali, è quello di valutare gli interessi del minore. Fra gli interessi del minore c'è anche ovviamente l'interesse economico, quindi il mantenimento si misura certo sulla proporzionalità del patrimonio e del reddito di ognuno dei coniugi, e lì veramente il tenore di vita resta un punto di riferimento fondamentale. Sono elementi che a mio parere devono essere inseriti anche quelli. E poi, dunque, condizioni di separazione abbiamo detto, mi pare non ci siano altre domande, salvo errore, mi pare che non ce ne siano altre.
Bene, quindi a questo punto penso debba passare la parola alla dottoressa Calcagno e a questo punto mi isolo e ascolto gli altri, e salvo poi intervenire successivamente. Grazie. Ora, ecco, dicevo, è molto interessante questo aspetto del comportamento delle parti e di un obbligo di comportarsi dando determinate informazioni che costituiscono però un vero e proprio obbligo, quindi non come dire, una scelta così che non incontra sanzione. E quindi a me pare che questo, in un'ottica così, come dire, un processo che mira anche a una trasparenza, a una correttezza dei rapporti tra le parti, naturalmente, perché qui il processo conosce l'importanza centrale della protezione, naturalmente, dei minori in primo piano, ma anche della protezione economica dalla parte debole. Quindi mi sembra molto interessante perché questo sposta un po' rispetto ai principi classici, no, del processo, quindi è un procedimento che ha dentro sicuramente nell'ambito del procedimento civile generale, ma con caratteristiche che a mio parere, insomma, lo influenzano in maniera importante. Passiamo alla collega Giordano, che ringrazio e lascio a lei la parola sui temi che abbiamo già individuato all'inizio. Grazie. Credo che sia stato messo il collega Villa. Ah, io, Ah, ecco, ok. no, no, Eccomi. eccoti, Perfetto. eccoti. Ora C'è stato un vedo il errore di rosso. passaggio. Io innanzitutto ringrazio doverosamente la Scuola Superiore della Magistratura, in particolare la collega Calcagno per questo invito del quale mi ha ancora una volta onorata, anche se sicuramente è anche un onere intervenire, peraltro dopo il professor Cecchella, che da par suo insomma, ha relazionato in maniera così sempre qualificata. Vado subito, anche perché gli argomenti sono numerosi a dispetto del tempo, diciamo, a parlare un po' dei temi che mi sono stati assegnati. Tra questi ci sono anche, credo, delle brevi riflessioni da fare su quelli che sono stati gli interventi del legislatore della riforma sulla consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del procedimento unitario e in particolare nei procedimenti nei quali si discute dell'affidamento dei minori o anche nei procedimenti che investono la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale. In conformità ad uno specifico criterio di delega, infatti abbiamo, e anche qui utilizzo il linguaggio semplice, diciamo molto incisivo del professore, il punto 25 del 473 bis, che è una norma specificamente dedicata alla consulenza psicologica. Sappiamo tutti quanto siano importanti questi approfondimenti peritali in determinati procedimenti, ma anche quelli che sono stati in un certo senso gli eccessi, i danni che questi hanno svolto talora nella prassi applicativa per gli oggetti estremamente ampi rispetto ai quali le consulenze sono state affidate o comunque sono state espletate esorbitando da quelli che erano stati anche i quesiti posti e che talora hanno condotto
diritto all'adozione da parte dei tribunali di decisioni cruciali per la vita dei minori basate anche sulla ritenuta ricorrenza da parte dei consulenti di patologie prive di un riconoscimento scientifico e ovviamente il riferimento è alla famigerata PAS, sindrome di alienazione genitoriale. Su questo sappiamo che la stessa Corte di Cassazione è intervenuta con forza precisando che i provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale non possono fondarsi in via esclusiva su teorie prive di un valido fondamento scientifico come appunto la sindrome di alienazione parentale, ma devono accertare la veridicità dei comportamenti pregiudizievoli per i minori senza limitarsi ad un mero richiamo alla consulenza tecnica, perché il problema è che poi si potrebbero diversamente determinare dei danni ancora più gravi di quelli che si intendono scongiurare. E penso da ultimo alla pronuncia 96-91 del 2022. Ed è in questo solco che nel crinale della delega il legislatore disegna l'ambito nel quale può muoversi la consulenza psicologica, precisando che le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali e fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica. Allora mi sembra evidente come questo richiamo normativo a metodologie e protocolli riconosciuti dalla letteratura scientifica è un monito al CTU perché mantenga la sua indagine su posizioni accreditate della comunità internazionale, ma anche a noi magistrati a non farci direi sedurre da teorie psicologiche o psichiatriche stravaganti, innovative, nella prospettiva in cui appunto occorre fondarsi sempre su un vaglio attento dei comportamenti e naturalmente esercitare il nostro ruolo di peritus peritorum in quello che è l'interesse superiore del minore. Si precisa sempre da parte del punto 25 in omaggio a questi ambiti nei quali il consulente può muoversi, che egli deve tener distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti dai terzi, dalle valutazioni che egli formula. Deve indicare i protocolli seguiti e le specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare. Vengono anche riceprendo dei protocolli, delle buone prassi di alcuni uffici, chiariti ulteriori aspetti metodologici sullo svolgimento delle operazioni peritali, nel senso che le indagini che coinvolgono direttamente il minore devono essere espletate in orari compatibili con gli impegni scolastici, con durata e modalità tali da garantire la serenità del minore ed adeguate alla sua età. In sostanza non si deve andare ancora di più ad aggravare la posizione di un minore incidendo sulla sua quotidianità, sulle sue relazioni sociali, sui suoi impegni per lo svolgimento, per quanto possibile, di questi approfondimenti peritali. Inoltre va segnalato anche, vi voglio segnalare, che la riforma ha introdotto
Una nuova norma nelle disposizioni di attuazione del codice, l'articolo 152 sexies, recante una specifica disciplina per le indagini del consulente tecnico in materia familiare, per cercare di evitare che poi, come sono state anche qui varie critiche, ci siano delle consulenze infinite in cui poi il giudice dà un termine, ma insomma si va a prorogare perché appunto poi questa consulenza esonda in ogni senso. E quindi si stabilisce da parte del 152 sexies le disposizioni d'attuazione che il consulente tecnico deve fissare un calendario preventivo delle operazioni, comunicandolo ai difensori e consulenti di parte se nominati, e questa calendarizzazione, un po' come il calendario del processo che dobbiamo fare noi magistrati, vedremo anche nei processi in materia familiare, risulterà funzionale a creare un maggiore ordine, evitando ritardi e consentendo così una corretta programmazione della vita dei genitori e del minore coinvolto. E in coerenza con questo e con la finalità della disposizione, si precisa che la proroga del termine inizialmente fissata può essere concessa dal giudice solo a fronte di una concorde richiesta delle parti, ovvero in caso di una particolare complessità delle indagini che dovrà essere specificamente illustrata dal consulente tecnico d'ufficio, in difetto appunto di richiesta concorde delle parti, quando formula al giudice la propria istanza di proroga. Per altro verso, il punto 26, quindi l'articolo 473 bis 26 dell'odierno codice di procedura civile, anche qui positivizzando una buona prassi che si era già diffusa in alcuni uffici di merito, ha attribuito al giudice la facoltà, previa richiesta congiunta, attenzione, delle parti, di nominare uno o più ausiliari per intervenire sul nucleo familiare compiendo specifiche attività necessarie alla risoluzione dei conflitti o ai fini di ausilio, sostegno nelle relazioni tra genitori e figli. Come possiamo capire anche dalla lettura della relazione illustrativa, si vuole andare ad fornire così, quando ci è una richiesta di entrambe le parti, un supporto, un sostegno per un recupero di un rapporto equilibrato tra la prole ed entrambi i genitori in un'ottica coerente con il principio di bigenitorialità e quindi collaborativa e mai conflittuale quando ci sono delle singole situazioni in cui appunto l'ausilio di questo esperto, di questo ausiliario del giudice, a sensi dell'articolo 68 del codice di procedura, in un certo senso rientra nell'alveo di questa figura, può consentire di risolvere. Quindi, in sostanza, questo ruolo un po' particolare ricorda la figura, detto taluno, del coordinatore genitoriale, nel senso che l'ausiliare non dovrà istituzionalmente fornire al giudice degli elementi di fatto in base ai quali assumere la decisione, ma avrà il suo intervento è al di fuori del giudizio, è un intervento volto a superare la conflittualità tra i genitori e a supportare i figli, la prole, in modo che possano andare a riacquistare, per quanto possibile, un'adeguata relazione tra loro. Il giudice dovrà fissare preventivamente all'ausiliario gli obiettivi da raggiungere, con l'onere di depositare delle relazioni anche periodiche. Se c'è sono dei problemi sull'ambito dei poteri, eccetera, ci si potrà rivolgere al giudice che adotterà i provvedimenti opportuni.
Dato che la nomina di questo ausiliario, di questa sorta di coordinatore genitoriale, si fonda su una richiesta congiunta delle parti, nel silenzio della norma mi sembra lecito un interrogativo, cioè cosa succede se uno dei genitori revoca il consenso inizialmente espresso sulla nomina dell'esperto? E in effetti a me sembra che anche se diciamo vi è stato comunque una nomina da parte dell'autorità giudiziaria, comunque questa nomina si fonda su un consenso di entrambe le parti, per cui il giudice non potrebbe in questa ipotesi che revocare l'ausiliario, però magari tenendo conto, io penso, della ragioni immotivate della revoca ai fini poi della decisione finale anche sull'affidamento dei minori. E vengo ai temi più caldi che mi sono stati assegnati: l'ascolto del minore e il curatore speciale. Questi temi sono dei temi in un certo senso, come non sa, collegati. Collegati da quel fil rouge, cioè da che è anche un po' ciò che connota, almeno negli obiettivi, la legge di riforma, cioè rendere il minore protagonista del processo, di un processo nel quale è sempre stato quasi ai margini, sebbene in realtà le decisioni più importanti fossero prese sulla sua vita e destinate ad incidere sul suo presente ed anche sul suo futuro. E quindi la riforma cerca, attraverso, anche recependo peraltro in molti aspetti degli approdi ai quali la Corte di Cassazione era anche pervenuta, sia con la disciplina sull'ascolto del minore che con quella sul curatore speciale, anche qui di connotare, di dare un ruolo maggiormente pregnante al minore come parte sostanziale sicuramente, qual è, ma talvolta anche come parte in senso processuale. Vediamo l'ascolto del minore. Abbiamo ben tre tra le disposizioni generali del nuovo rito sono dedicate all'ascolto del minore, in conformità con quel criterio di delega che demandava alla legge il riordino della materia. Si prevede in primo luogo che il minore che ha compiuto 12 anni e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, deve essere ascoltato dal giudice nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. In effetti, tale principio, anche tenendo conto delle previsioni di convenzioni internazionali ed europee a tutela dei minori, era già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, all'interno della quale di recente è stato ribadito che l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento è un adempimento previsto a pena di nullità a tutela dei principi del contraddittorio giusto processo, in vista di raccogliere quelle che sono le opinioni del minore e di valutarne i bisogni ai fini della decisione. E ad esempio la sentenza 96-91 del 2022. E in effetti non solo l'ascolto del minore non solo consente al minore una partecipazione diretta ai procedimenti che lo riguardano, ma anche al giudice di meglio valutare quelle che sono le circostanze di fatto, talora molto complesse, che connotano le controversie nelle quali viene in rilievo l'adozione di un provvedimento che riguardi i minori. Di rilievo anche il punto 6, che individua alcune ipotesi nelle quali, a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità, anche alla conservazione di un rapporto anche con gli ascendenti,
stabilisce che l'autorità giudiziaria deve procedere all'ascolto del minore senza ritardo, tuttavia senza indicare un termine pur ordinatorio in cui ciò deve avvenire, quindi è rimesso poi al giudice in concreto andare a riempire di contenuto questa locuzione senza ritardo, quindi il prima possibile. In particolare questo dovrà avvenire quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori per comprenderne le ragioni, quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore ostacolanti il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di un ramo genitoriale. Il punto 5 si occupa anche di disciplinare compiutamente nel superiore interesse del minore le modalità con le quali l'autorità giudiziaria deve procedere all'ascolto, precisando in primis che l'ascolto deve essere condotto direttamente dal giudice, il quale può, se lo ritiene opportuno, farsi assistere da esperti o altri ausiliari, ma non essere sostituito da loro nello svolgimento di questa attività fondamentale. Mi chiedo e vi chiedo, lascio la questione irrisolta, se si possa ancora delegare questo adempimento ai giudici onorari, sebbene forse questo costituisca in molti uffici uno stato di necessità. Vengono poi posti alcuni oneri informativi in capo al giudice. Il giudice dovrà informare tutta una serie di soggetti, cioè genitori o altri soggetti che esercitino responsabilità genitoriale, rispettivi difensori, il curatore speciale se nominato, sugli argomenti sui quali verterà l'ascolto del minore, e questi soggetti potranno a propria volta proporre argomenti e temi di approfondimento. Peraltro, il giudice dovrà informare anche il minore preventivamente, ovviamente tenendo conto dell'età e del suo grado di maturità, sulla natura del procedimento e gli effetti dell'ascolto. Non manca il legislatore di disciplinare anche le modalità dell'ascolto, che devono essere tali da assicurare la serenità e la riservatezza del minore. Ad esempio, è stato abrogato l'articolo 38 bis delle disposizioni d'attuazione al codice civile, che consentiva alle parti, quando c'era un vetrospecchio, per esempio, altri accorgimenti anche senza autorizzazione del giudice, di andare ad assistere all'audizione del minore. Adesso anche i genitori, i loro difensori, il curatore speciale potranno assistere all'audizione del minore soltanto previa autorizzazione del giudice, quindi ne varierà l'opportunità. L'udienza dovrà essere fissata, si precisa, in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, in locali adeguati, anche diversi dal tribunale. Mi sembra inoltre importante sottolineare che il legislatore, prendendo a prestito una serie di strumenti internazionali e anche l'ormai vigente articolo 21 del regolamento UE numero 1111 del 2019, che ha sostituito dal 1 agosto 2022 il regolamento CE 2201 del 2003 sul riconoscimento e l'esecuzione delle controversie in materia anche di responsabilità genitoriale. E l'articolo 21 già prevede, come altre convenzioni internazionali, che ai fini della decisione il giudice debba tener conto di quelle che sono le opinioni espresse dal minore in sede di ascolto. Questo viene anche previsto espressamente nella riforma, dalla riforma. Non significa che il giudice deve obbligatoriamente adottare la decisione che il minore ha chiesto. Probabilmente, però,
dovrà motivare sul perché ha scelto diversamente rispetto a quello che il minore ha detto, con un onere motivazionale che sarà vieppiù rafforzato, tanto più il minore ha un'età più grande e capace di discernimento e maturo. Ovviamente se è un bambino più tenera età, questo onere motivazionale può essere ridotto, viceversa deve essere un onere rafforzato e ovviamente potrà essere sindacabile il provvedimento da questo punto di vista. Per evitare ogni strumentalizzazione, anche ai fini dell'incidenza che l'opinione del minore poi deve avere sulla decisione finale o scorretta interpretazione delle dichiarazioni dello stesso, si prevede anche che dell'ascolto è effettuata una registrazione audiovisiva o, se per motivi tecnici ciò non è possibile, è redatto un processo verbale che descriva dettagliatamente sia quanto dichiarato che il contegno del minore. Ci sono delle ipotesi nelle quali viene previsto che il giudice, previo provvedimento motivato, però in queste ipotesi tassative, può anche non procedere all'ascolto del minore. Ciò in primis quando lo ascolto stesso è in contrasto con l'interesse del minore. Ad esempio, come dice la relazione illustrativa, se diciamo talmente il minore è stato ascoltato in tutta una serie di procedimenti nei quali si batte su di lui che non potrebbe reggere ulteriormente lo stress di un'ulteriore audizione. Se l'ascolto è manifestamente superfluo in caso di impossibilità fisica o psichica del minore, se il minore esprime la volontà di non essere ascoltato, proprio perché appunto ritiene per egli più pregiudizievole ancor più questa situazione. Diciamo che in effetti già la giurisprudenza di legittimità chiedeva che per i minori ritenuti dotati di capacità di discernimento vi fosse una specifica motivazione dell'autorità giudiziaria per le ipotesi che però non erano codificate, nelle quali si riteneva di non dare luogo all'ascolto del minore, in genere a, come abbiamo detto, ritenuto adempimento previsto a pena di nullità. Raccogliendo un po' di giurisprudenza di merito, per esempio, si ritiene che quando c'è una situazione di peculiare fragilità psicologica del minore, per esempio per traumi precoci, si può escludere l'ascolto del minore se lo porrebbe in una situazione ancora peggiore. Se per esempio c'è una decisione che si deve prendere sul minore, ma sulla quale una decisione, insomma, una domanda manifestamente esplorativa, per esempio, si è detto se c'è una situazione in cui si chiede l'affido esclusivo, ma senza neppure allegare le ragioni di questa provvedimento comunque eccezionale rispetto all'affidamento condiviso, è allora inutile anche sentire il minore su una domanda che comunque è destinata per altre regioni ad essere disattesa e così via. Per converso si dice che il giudice deve procedere all'ascolto del minore solo se necessario, quindi in questo caso non deve motivare sul perché non procede all'ascolto nei procedimenti in cui ci si limita a quelli consensuali e prendere atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli e quindi sarà in questo caso il giudice ha dove ritenere, se ritiene che questo accordo in qualche modo possa pregiudicare i minori, o un accordo strano, e forse non vuole omologarlo,
richiedere l'ascolto del minore. Vado al curatore speciale. Anche qui una riforma che da un lato che è stata anticipata, come sappiamo, già dalle disposizioni immediatamente precettive della legge delega, a partire dal 22 giugno 2022, riversando poi le relative previsioni nell'ambito che erano state anticipate con modifiche degli articoli 78 e seguenti del codice di procedura civile, nell'ambito delle disposizioni del rito unitario. L'obiettivo che si prefigge il legislatore anche qui è quello di tener conto ancora valorizzare la posizione di protagonista che deve avere il minore nei procedimenti che lo riguardano e quindi di andare a prevedere la nomina di un curatore speciale del minore in tutte le ipotesi nelle quali vi sia un conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori o il tutore. Diciamo che anche qui abbiamo avuto una giurisprudenza di legittimità e anche di merito, per esempio un provvedimento del Tribunale di Milano, il primo che ha parlato del curatore speciale munito anche di poteri di rappresentanza sostanziale, in cui l'orientamento si era progressivamente evoluto nel senso di considerare curatore speciale, un soggetto che dovesse essere, ad esempio, sempre nominato, oltre che nelle ipotesi dove era già previsto, immaginiamo, delle azioni di Stato, quando nei procedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Cosa fa la riforma? La riforma prevede una serie di ipotesi nelle quali il giudice è tenuto a pena di nullità degli atti processuali a nominare al minore un curatore speciale. Innanzitutto, quando ci sia appunto un procedimento di decadenza, così come aveva già affermato una giurisprudenza che possiamo definire consolidata. In caso di adozione di provvedimenti di allontanamento, ex articolo 403 del Codice Civile, o di affidamento del minore eterofamiliare. Nel caso in cui dai fatti emersi dal procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore che ne precluda un'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori, quando la richiesta provenga dal minore stesso che abbia compiuto 14 anni. È attribuita inoltre, in questo caso dovrà motivare questa scelta, al giudice la facoltà di nominare un curatore speciale al minore quando i genitori appaiono temporaneamente inadeguati per gravi ragioni a rappresentare gli interessi del minore. Abbiamo dunque quattro ipotesi in cui la nomina del curatore speciale è obbligatoria e va disposta anche d'ufficio dal giudice a pena di nullità degli atti del procedimento ed una residuale facoltativa che lascia apprezzamento del giudice la possibilità di nominare il curatore speciale quando temporaneamente vi siano delle gravi ragioni che possono pregiudicare una rappresentanza del minore adeguata da parte di entrambi i genitori, sicché l'elemento che differenzia la nomina facoltativa da quella obbligatoria mi sembra la temporaneità o meno del pregiudizio. In effetti, forse anche per l'incertezza che emergeva nella stessa giurisprudenza di legittimità, sulla necessità di nominare sempre un curatore speciale del minore nei procedimenti solo limitativi della responsabilità genitoriale, su questo non prende il legislatore un'espressa posizione, anche se c'era stato qualche precedente di legittimità che aveva detto che va sempre nominato il curatore speciale e anche nei procedimenti limitativi, non solo ablatori, della responsabilità genitoriale, solo quelli di decadenza. Tuttavia,
l'ipotesi è facilmente recuperabile rispetto alla fattispecie descritta sub C, cioè si può ritenere che il caso in cui venga chiesta una limitazione della responsabilità genitoriale è una situazione una di quelle situazioni di pregiudizio in cui preclude l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori. Peraltro sappiamo anche che molto spesso i due provvedimenti sono richiesti insieme, cioè si viene in via principale la decadenza e in subordine un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, così come si potrà essere nominato facendo riferimento alla fattispecie generale sub C, dovrà essere nominato un curatore speciale. Qui saranno valutazioni delicate, perché poi la conseguenza è in mancanza la nullità del procedimento, un curatore speciale in tutte le ipotesi in cui procedimento di crisi familiare ci siano delle gravi forme di conflittualità tra i genitori che possono essere pregiudizio permanente per il minore o vengano riscontrate elementi di criticità nelle competenze genitoriali di entrambi. Quali sono le conseguenze se è obbligatoria della omessa nomina del curatore speciale? La giurisprudenza all'inizio mi sembrava ancora più rigorosa, cioè diceva c'è una necessità di un rinvio al giudice di primo grado in ogni caso. Adesso mi sembra si stia un po' più temperando, dicendo ma insomma si può anche rinviare al giudice del reclamo, soprattutto se la conflittualità sia emersa in corso di procedimento. Vado velocemente a questo punto, ci sono tutti una serie di soggetti legittimati a richiedere la nomina del curatore speciale, anche lo stesso interessato, come al solito su questo non si cambia, la nomina verrà fatta dal giudice del procedimento in corso se già nominato, altrimenti andrà richiesta al presidente del tribunale, la veste provvedimento di nomina e quella di decreto. Il punto 8 consente che il giudice possa, sia col provvedimento di nomina sia con uno successivo, attribuire anche specifici poteri di rappresentanza sostanziale del minore al curatore speciale, che qui si è recepita la prassi di alcuni uffici di merito che si era rivelata d'ausilio per la risoluzione di gravi conflitti, per esempio in quelle ipotesi di contrasti tra genitori in ordine all'esecuzione di scelte fondamentali come i trattamenti medici, l'iscrizione scolastica, quando erano effettuate tra i giudici e erano effettuate dal giudice e però poi insomma nessuno finiva con l'attivarsi, oppure quando addirittura per esempio c'erano delle convinzioni, immaginiamo sui trattamenti medici, sulle trasfusioni, su interventi chirurgici, su vaccinazioni dei genitori tali da porsi in conflitto con i figli e quindi anche qui ci sono state, pensiamo cosa è successo nel periodo Covid, delle nomine di curatori speciali muniti anche di poteri di rappresentanza sostanziale di prestare il consenso in luogo dei genitori in questi casi. Dico ancora soltanto che il curatore può anche provvedere all'ascolto del minore. Questo non significa che è lo stesso ascolto giudiziario. Ascolto vuol dire che non è che deve ascoltarlo per comprenderne la volontà ai fini delle decisioni che deve assumere, altrimenti è solo una rappresentanza formale che non serve a nulla. La riforma non ha provveduto sul compenso del curatore speciale, ancora c'è questo problema dell'equo compenso per il curatore speciale, e che quindi di fatto si fa quel sistema di cumulare la nomina di un avvocato che fa sia l'avvocato che in proprio, insomma,
e quindi poi viene remunerato col gratuito patrocinio. Quindi era un problema importante sul quale, nonostante siano ampliate le ipotesi, non si è previsto. Sulla base decisoria dico soltanto, visto che sono le 5 e un quarto, che poi mi rimetto alle varie domande, che si è mutuato in un certo senso il sistema che era stato previsto anche qui per il giudizio ordinario di cognizione nuovo conio, cioè che abbiamo un deposito anteriore all'udienza di quelle che sono le note scritte. Questo che secondo me è sempre positivo, perché si avvicina il momento poi della decisione rispetto a quello in cui la causa viene rimessa in decisione, che sia dà alle parti una sensazione di maggiore vicinanza, non dice oddio, avrò a 6 mesi il provvedimento, sia consente, secondo me, anche a noi giudici di organizzare meglio il nostro ruolo e quindi di evitare poi di prendere delle decisioni e magari che scadono dopo mesi e mesi, quando tante situazioni possono essersi modificate, esserci stati cambi di ruolo, eccetera, e in genere determinano ritardi. Mi taccio perché ho parlato troppo. Grazie, sono arrivate. Mi Aspettiamo riguardo. sempre. Ok, sono arrivate moltissime domande, in cui tu in realtà in parte hai già risposto, ma poi con calma alla fine magari le Riguardo. guardi, perché trattano molto spesso profili che sono poi medesimi, magari sotto punti di vista diversi, ma di questo ce ne occupiamo poi dopo l'intervento di Luca. Allora, intervento, torniamo al professor Ceccella per questo intervento più breve. Anche lui ha ancora formulato poi due domande che riguardano più in particolare appunto il processo trattato, ma anche di queste ce ne occuperemo dopo, maniera da chiudere prima tutti gli interventi organizzati. Quindi do subito la parola al professor Ceccella. Grazie. Bene, grazie. Sarà un intervento, diciamo, fulmineo, rapidissimo. Il tema è quello, ovviamente, sempre del curatore speciale, però visto, in rapporto alla disposizione immediatamente precedente, che è il punto 7, rispetto all'articolo, punto 8, che è quello che disciplina il curatore speciale, perché qui c'è un aspetto problematico. Sul quale, tra l'altro, sarà anche interessante capire dalle domande quali sono anche un po' gli orientamenti. Che è quello rappresentato, come già stato già accennato nella relazione precedente, del potere di rappresentanza sostanziale del curatore speciale del minore rispetto a figure, diciamo, confinanti, in realtà non analoghe, ma appunto confinanti, che sono il tutore, il curatore, regolate al punto 7. Perché il punto vero è questo: ci sono alcuni precedenti. Queste norme, come sappiamo, sono già entrate in vigore a partire dal 22 giugno perché erano inserite nell'articolo 178 e 180 del codice di procedura, quindi sono state solo trasferite nell'articolo punto 8, in realtà erano già in vigore e ci sono già dei precedenti in cui alcune pronunce, mi ricordo sotto questo aspetto Treviso e forse anche Genova, mi pare di ricordare, affidato al curatore speciale minore poteri molto ampi, sostitutivi della responsabilità genitoriale, in parte o in tutto sostitutivi, con delle formulazioni molto generiche nel momento in cui viene attribuito il potere di rappresentanza sostanziale. Questo è, direi, forse il punto sul quale è opportuno sottolineare degli aspetti, almeno dal mio sommesso punto di vista. La norma sul curatore speciale minore è una norma che è incentrata sulla posizione di rappresentante processuale del rappresentante speciale del minore. Diciamo quella vecchia figura che noi avevamo nell'articolo 336, che abbiamo ora ancora, attenzione, nell'articolo 10 della legge sull'adozione, cioè il difensore del minore, cioè colui che rappresenta il minore nel processo e lo difende. Questa possibilità, ecco, di un potere di rappresentanza sostanziale dovrebbe essere limitata a casi molto specifici. Faccio un esempio: si tratta di scegliere la scuola, c'è una litigiosità profonda, oppure, che so io, il famoso vaccino che i genitori o uno dei genitori non vuole che il figlio sostenga. Ecco, casi quindi molto specifici in cui il giudice dovrebbe affidare al curatore speciale del minore nominato, per le ragioni in cui può essere nominato, una
potere di rappresentanza sostanziale che l'avverbio specifico, specificatamente specifico, il termine specifico deve assolutamente contraddistinguere una delega molto limitata. Se invece siamo in un ambito di maggiore respiro, nel quale quindi il tema è un tema purtroppo molto più grave, cioè un tema di interventi sulla responsabilità genitoriale, questo è il senso dell'articolo punto 7, quindi in cui o diciamo al termine del procedimento sospeso, diciamo dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, dichiarati decaduti i genitori, si tratta di nominare un curatore al minore oppure un tutore, diciamo anche attraverso misure di carattere provvisorio nel corso del procedimento sulla responsabilità genitoriale, dove quindi al curatore o al tutore vengono dati poteri ampli, sostitutivi della responsabilità genitoriale, in parte o in tutto, anche in tutto, sostitutivi della responsabilità genitoriale. Tra l'altro anche questa norma è costruita in modo che il giudice debba in qualche modo precisare anche un ambito molto ampio, quali sono le attività che può compiere il curatore o il tutore del minore. Siamo in un contesto assolutamente diverso, cioè siamo in un contesto di una figura che non è il curatore speciale del minore, appunto, che prende il nome di tutore o curatore e che ha una funzione eminentemente sostitutiva della responsabilità genitoriale oppure nei casi particolari parzialmente sostitutiva. Insomma, siamo in un contesto molto diverso da quello dell'articolo punto 8. E devo dire che in commissione, quando ci interrogammo su questa figura, diciamo su questo aspetto di una rappresentanza anche sostanziale del curatore speciale del minore, tra l'altro la norma era inserita nella legge la legge 206 già come norma cogente, quindi noi non potevamo fare nient'altro che riprodurre la norma nella formulazione che era già inserita nella legge 206, ci ponemmo il problema di questi confini e la previsione, a mio parere indicativa sul piano interpretativo e sul piano sistematico del punto 7, cioè il fatto che quella figura è una cosa diversa dalla rappresentanza sostanziale che affida al curatore speciale minore anche la possibilità di compiere atti sostanziali in nome per conto del minore, deve chiaramente delimitare e differenziare le due figure. Questo è l'aspetto fondamentale. E la ricaduta, a mio parere, importante è che non si arrivi a provvedimenti per il curatore speciale minore così generici come, diciamo, in qualche caso abbiamo avuto modo di verificare, perché quelle devono essere ipotesi eccezionali in cui per uno specifico atto, gli esempi li ho fatti, la scelta della scuola, una scelta particolare per cui i genitori confliggono e il giudice ritiene opportuno sia il curatore speciale, quindi per specifiche attività di diritto sostanziale queste siano affidate al curatore speciale. Affidare al curatore speciale una funzione di curatore sul modello del punto 7 non va bene, perché sono due norme diverse, sono contesti diversi e non possono essere confusi tra di loro. Questo è, diciamo, l'aspetto che mi pare importante da sottolineare. Bene. Grazie, così ha risposto anche, proprio c'era proprio una domanda tra il punto 7 e l'8. E ora do la parola al presidente Luca Villa, che così chiude il primo giro di interventi. Prego Luca. Sì, vedo, eccomi qua. Allora, parto così, cerchiamo di chiudere un po' il cerchio su curatore e tutore e poi invece tratterò il tema principale del mio intervento, che era il nuovo affidamento al servizio sociale. Per dire che colgo anche lo spunto da una domanda che ho visto nella chat, è proprio bene distinguere il ruolo del tutore dal ruolo del curatore. E su questo io penso che la riforma abbia fatto chiarezza, nel senso che il punto 7 dice chiaramente che si nomina il tutore quando entrambi i genitori sono sospesi o dichiarati decaduti, cioè un provvedimento completamente ablativo, cioè anzi ablativo non completamente, è in sé, della responsabilità genitoriale. La nomina della novità grossa qual è? Che il legislatore ha recepito l'orientamento di alcuni tribunali, io ho avuto la fortuna, diciamo così, di lavorare in due sedi diverse, a Milano e a Genova. A Milano c'era il dogma, o il principio, o la prassi, diciamo, chiamiamola come vogliamo, per cui non si poteva sospendere
la responsabilità genitoriale nei procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni. Perché, si diceva, la sospensione in realtà non è presente nell'ordinamento. La sospensione della responsabilità genitoriale è prevista solo nell'articolo 34,2 del codice penale e si chiama sospensione perché ha un termine, il doppio della durata della pena. Quindi c'è un inizio e una fine e durante quel periodo la responsabilità è sospesa. Con applicazione analogica in altre sedi, Genova, sono arrivato invece, c'era questo orientamento giurisprudenziale e so che è così a macchia di leopardo in tutta Italia. Allora, quindi si è recepito questo strumento che evidentemente in determinati casi poteva essere utile, di fatto anticipando la pronuncia di decadenza oppure dando un segno molto forte ai genitori ma non definendo procedimenti e quindi ancora vedendo se si riusciva a reintegrarli rispetto a un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale. Quindi già questa è una grande novità perché rende omogenea quindi l'interpretazione su tutto il territorio nazionale, come vi ho detto era molto diverso. La nomina quindi del tutore è incompatibile con un esercizio parziale della responsabilità genitoriale. La nomina del tutore con sospensione della responsabilità genitoriale. Tant'è che io ho sempre pensato che non puoi nominare il tutore con minori collocati presso i genitori, mi è capitato di leggerlo, perché il genitore collocatario, per esempio sull'ordinaria amministrazione, esercita la responsabilità genitoriale e quindi la nomina del tutore, a mio giudizio, è compatibile solo con un collocamento presso altri soggetti, che può essere un parente, può essere la comunità, può essere una casa famiglia, quello che vogliamo, ma non presso il genitore perché in quel caso una quota parte di responsabilità genitoriale in capo al genitore rimane. Due cenni sul curatore, che la riforma però già nella legge 206 comunque riduceva un po' l'impatto, ne ha fatto cenno Rosaria Giordano, di alcune pronunce della Cassazione che dicevano va nominato curatore speciale, diciamo quello processuale, per i provvedimenti ablativi ma anche per tutti i provvedimenti limitativi senza particolari precisazioni. Devo dire che le pronunce sui provvedimenti limitativi poi non entravano nel dettaglio nel spiegare perché fosse necessario il curatore. Quello lo vediamo chiaramente da un aspetto, che se il pubblico ministero chiede la decadenza di un solo genitore perché ritiene l'altro adeguato, non è necessaria la nomina del curatore speciale. È solo quando c'è la domanda di decadenza di un genitore contro l'altro che va comunque nominato, ipotizzandosi un conflitto di interesse senza che nessuno abbia valutato, diciamo, l'adeguatezza del genitore che chiede la decadenza. Questo lo dico perché ci sono tanti provvedimenti limitativi, ma con limitazioni abbastanza attenuate, la prescrizione di mandarlo a scuola, di mandarlo al centro educativo, dove in realtà non c'è tutto questo conflitto di interesse che renda necessaria la nomina del curatore. Questo perché non ci sono tutti questi curatori che sono in grado di seguire i minori, parliamoci chiaramente. Se per tutti i procedimenti dei tribunali per minorenni dovessero nominare il curatore si dovrebbero dover seguire 20-30 minori, alla fine non li seguirebbero come invece li devono seguire. Quindi è uno strumento prezioso, ma che richiede che ai curatori, che insomma comunque accedono al gratuito patrocinio, quindi i compensi sono quelli che sono, possano farlo in un numero limitato di casi, altrimenti lo farebbero male. Quindi passo invece al mio tema, ma si collega strettamente al tema del tutore, per dire che, attenzione, anche qui tutore e affidamento al servizio sociale sono per me ontologicamente incompatibili. Nel senso che la norma al primo comma è molto chiara, dice, fa riferimento solo all'articolo 333, nei casi quando sussistono, il minore si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 e gli interventi disposti ai sensi dell'articolo 1 e 2
del commi 2 e 3 della legge sull'adozione, poi adesso spiegherò meglio la collocazione sistematica, si sono rivelati inefficaci, il Tribunale può per cui non è una necessità, nominare, affidare il minore al servizio sociale. Allora, a differenza di tantissime altre disposizioni, quasi tutte, nel quale la Commissione si è trovata davanti a indicazioni molto precise, puntuali e dettagliate, in alcuni casi si trattava soltanto di fare un lavoro di sintassi normativa, ma il testo era già scritto, e sull'affidamento al servizio sociale in maniera sorprendente, poi spiegherò perché, il legislatore è stato invece non generico, ha lasciato però effettivamente abbastanza carta bianca alla Commissione, perché la delega era adottare puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento in servizi socio-assistenziali o sanitari, nonché disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale. Ho detto sorprendente perché non si sono posti limiti all'intervento di un servizio sociale che in altri passaggi in altri aspetti della riforma è stato fortemente criticato. Insomma, c'è poco da fare, tutta la normativa molto dettagliata sui divieti di collocamento dei minori presso i parenti degli assistenti sociali o presso i parenti in comunità gestite da parenti sempre degli assistenti sociali, piuttosto che la norma sul fatto che le relazioni devono distinguere i fatti dalle opinioni, i fatti dalle dichiarazioni, insomma, sottintendendo che non sanno scrivere le relazioni, insomma, c'è un chiaro segnale. D'altra parte, il Parlamento aveva appena depositato la relazione sul femminicidio, dove sull'affidamento, per questo l'ho trovato curioso, sull'affidamento al servizio sociale ci sono delle descrizioni molto dure, come un provvedimento particolarmente vessatorio nei confronti dei genitori. E quindi il lavoro che ha dovuto fare la Commissione, posso dirlo, insomma, che non c'è stata, cioè c'è stata discussione, ma c'è stata anche condivisione, era intanto inquadrare sistematicamente questo istituto, decidere dove collocarlo normativamente, perché una soluzione poteva essere collocarlo all'interno del codice civile come norma, diciamo, sostanziale, un 333 bis. Qualcuno me l'ha chiesto, un professore, non molto tempo fa, in un altro webinar. E in realtà la scelta è stata, come avete visto, di collocarlo all'interno della legge sull'adozione. Questo perché? Intanto andiamo a vedere da dove viene l'affidamento al servizio sociale. L'affidamento al servizio sociale è un istituto che ha iniziato a essere utilizzato nel 1956 dai tribunali per i minorenni e a un certo punto nel corso degli anni 2000 scoperto dai tribunali ordinari. E trova la sua origine nella legge nel Regio Decreto del 1934, modificato proprio nel 1956, quando si prevede come alternativa al riformatorio l'affidamento del minore discolo. Questo diciamo da libro cuore, nella descrizione del 34, l'irregolare nella condotta, come alternativa al riformatorio. Dico, mi soffermo subito su questo aspetto. Una delle cose interessanti nelle diverse applicazioni dell'affidamento del servizio sociale sul territorio nazionale è che in alcuni distretti lo si applicava solo quando vi era un allontanamento del minore dalla famiglia e un collocamento, per esempio, in comunità. Questo, per esempio, avveniva in Piemonte. In Piemonte c'era questa cosa abbastanza curiosa per cui il Tribunale per i minorenni applicava l'affidamento al servizio sociale solamente in ipotesi di allontanamento del minore dalla famiglia e quindi sostanzialmente in comunità, perché altrimenti applicava l'affidamento ai sensi dell'articolo 4, l'affidamento familiare diretto, diciamo, alla famiglia affidataria selezionata dai servizi, articolo 4 della legge sull'adozione, altrimenti per i genitori utilizzava semplicemente l'articolo 303 regime delle prescrizioni. Se passava invece al tribunale ordinario con minori
collocati presso uno o l'altro genitore nelle cause di separazione o controversie di affidamento, nei casi di elevatissima conflittualità veniva disposto l'affidamento al servizio sociale. Ecco, quindi si trattava di mettere ordine a vari orientamenti che si erano sviluppati. Noi abbiamo visto, cioè io li ho visti, sono nel settore ormai da 20 anni, chi ha un po' di esperienza senz'altro l'ha visto, per tantissimi anni i provvedimenti dicevano semplicemente affida al minore al comune di, punto. E quindi poi il chi fa che cosa, tanto per dire, non si capiva assolutamente. E questo non andava bene per l'utenza, non andava bene ovviamente per chi rappresenta l'utenza, quindi gli avvocati, non va bene per i servizi sociali, non va bene per gli operatori, perché creava di fatto comunque una incertezza con conseguente malcontento, e poi sappiamo che ci sono state anche tutta una serie di pronunce della CEDU che hanno condannato l'Italia proprio anche, non proprio, anche per questa indefinitezza e indefinitezza dei tempi. Quindi cosa hanno fatto parte della giurisprudenza? Qui devo portare l'elaborazione di Milano, del Tribunale per i minorenni e poi anche del Tribunale ordinario. Si è cercato di capire come dare una cornice a questo articolo 25 numero 2 della legge del 34, e la si è trovata come parametro normativo naturale più soddisfacente l'articolo 4, l'articolo 5 della legge sull'adozione. Perché? Perché è vero che l'articolo 4 e l'articolo 5 riguardano l'affido consensuale e l'affido giudiziale a una famiglia del minore, ma noi sappiamo che l'ultimo comma prevede che quella disciplina si applica analogicamente anche al collocamento in comunità, e lì abbiamo è stata trovata, diciamo così, alcuni riferimenti normativi, alcune strutture che potevano cercare di dare appunto una cornice giuridica a questo istituto, di cui sicuramente sia i giudici di famiglia che i tribunali per i minorenni avevano bisogno, tant'è che è stata così abbondantemente utilizzata e in alcuni casi anche inflazionata. Ecco, devo aggiungere una cosa, che sull'affidamento al servizio sociale la Cassazione non ha potuto, barra non ha voluto, fare opera di nomofiliachia per tantissimi anni. Se si fanno delle ricerche si trovano dei riferimenti all'affidamento al servizio sociale, ma come presupposto della decisione, oppure per trattare aspetti molto, molto marginali. Di recente lo si è detto per dire che doveva essere nominato curatore speciale, in un altro caso è stata una pronuncia che diceva che non era nullo il provvedimento che non indicava un termine all'affidamento al servizio sociale, ma sui presupposti e i limiti dell'affidamento al servizio sociale in realtà non c'è nulla, tranne che una lontana sentenza, lontana, neanche lontanissima, insomma, sentenza del 2008, la 24.907, dove un legale sosteneva in una causa di separazione che il tribunale ordinario non potesse disporre l'affidamento al servizio sociale, e la Cassazione diceva che invece si poteva anche fare, perché non è vero che il compito del tribunale ordinario sia unicamente dichiarare a quale dei coniugi siano affidati i figli, e semmai gli ordinari che siano collocati presso una terza persona, ma giammai affidarli a soggetti diversi dai genitori, concezione che la difesa riteneva angusta e formalistica. Ecco, detto questo, perché si è fatto riferimento perché ho detto che la Cassazione ha impiegato tanto a occuparsene? Perché l'affidamento al servizio sociale disposto dal Tribunale per i minorenni fino al 2018 la Cassazione non l'ha trattato, perché fino al 2018 la Cassazione riteneva che i provvedimenti dei tribunali per i minorenni, essendo sempre modificabili, non potessero essere oggetto di ricorso in Cassazione. Nel 2018 sono state una serie di pronunce, è stato cambiato l'orientamento, e da lì la Cassazione, come abbiamo visto, si è occupata del tema del curatore speciale, per quello che nel 2018 esplode la giurisprudenza sul curatore speciale, perché finalmente ha incominciato a fare opera nomofilattica sulle pronunce dei tribunali per i minorenni.
Ecco, insomma, cerchiamo di accelerare, già vedo il cronometro. La cosa che si voleva evitare, per questo che la norma poi è stata congegnata in alcuni passaggi, in particolare il riferimento all'articolo 1 e 2 della legge sull'adozione, è per dire, attenzione, non basta una mera conflittualità per dover affidare il minore all'ente e così spostare il conflitto, come dico, scritto una volta, dalla stanza del giudice alla stanza dell'assistente sociale. Non basta, questo diciamo per i tribunali ordinari, non basta nemmeno per i tribunali per i minorenni cercare di forzare il servizio sociale che magari non vuole attivare determinati interventi, allora io lo affido il minore al servizio sociale così finalmente fate le cose che il tribunale ritiene utile. Questi sono eccessi ed errori, in alcuni casi necessitati, da inerzie dei servizi o difficoltà varie, che la norma cerca di limitare quando dice che prima devi tentare gli interventi di sostegno, il regime delle prescrizioni, però richiama anche l'articolo 2,3 della legge sull'adozione, che ti dice, poi chiaro, se la situazione è già talmente conclamata, è già talmente grave, che sai già che quegli interventi non sarebbero sufficienti, così come negli altri casi, puoi procedere già con questa misura particolarmente grave. Però questo vuol dire che il giudice è tenuto a un onere motivazionale perché quegli scopi non possono essere raggiunti con delle prescrizioni e con degli incarichi, con gli incarichi e servizi. Ecco, quindi gli aspetti su cui aveva ragionato la giurisprudenza e che la norma cerca di rispondere, intanto obbligare il giudice a dire quali sono i compiti del servizio e quindi non scrivere soltanto è affidato al servizio sociale. Chiarire come vengono prese le decisioni dal servizio. L'articolo 4, l'articolo 5, anzi, della legge sull'adozione, dice che le decisioni della famiglia affidataria addirittura, e questo è un motivo per cui soprattutto nelle fasi iniziali tanti tribunali per i minorenni non affidavano direttamente alla famiglia affidataria, ma affidavano al servizio sociale con collocamento presso la famiglia affidataria, perché l'articolo 5 aveva un po' l'illusione che tu hai prelevato un minore da una famiglia pregiudizievole con 10.000 problemi che assolutamente non voleva saperne dell'intervento dei servizi, l'hai collocato in una famiglia di brave persone che però dovrebbero cercare di colloquiare direttamente con la famiglia d'origine e prendere le decisioni, dice la norma, tenendo conto delle indicazioni dei genitori. Ora capite, chiunque ha trattato la materia, che soprattutto nelle prime fasi e spesso anche dopo, questa interlocuzione diretta tra famiglia affidataria e famiglia d'origine non è possibile. Ma quello che è importante è il principio: le decisioni non sono subordinate al consenso della famiglia d'origine, sono la famiglia affidataria o il servizio sociale, nell'interpretazione della giurisprudenza, prende queste decisioni tenendo conto, cioè c'è un dovere di interlocuzione, ma non è subordinato a un consenso. Questo vuol dire dare un potere importante sicuramente al servizio sociale, ma anche dargli un metodo di lavoro. Terzo aspetto, nella prassi, e lo vediamo nella norma, si è preso sempre dall'articolo 4 il concetto delle relazioni periodiche, ovvero indicare nel provvedimento, è previsto nell'affido familiare, indicare nel provvedimento ogni quanto il servizio sociale deve riferire al giudice o, una volta che è definito il procedimento, al giudice tutelare, così come era previsto per esempio per l'affido consensuale. Ulteriore aspetto, determinare la durata dell'affidamento, e questa per i tribunali ordinari, ma anche per tanti tribunali per minorenni, è una novità molto grossa, ma è un principio di civiltà.
a mio giudizio, che era assolutamente necessario. Nell'affido familiare c'è un termine fissato al massimo in 24 mesi. Noi sappiamo che l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per affidi, non tanto perché gli affidi si protraevano oltre il 24esimo mese, perché in alcune situazioni il bambino non potrà mai tornare dalla famiglia, ma il fatto che non ci fosse una verifica periodica da parte di un'autorità diversa dal servizio sociale, quindi nel nostro caso da parte dell'autorità giudiziaria, di come stavano andando le cose e se i genitori avevano avuto dei cambiamenti che consentissero la ripresa della responsabilità genitoriale. Ecco, quindi capite da quello che vi ho detto, questo continuo rimando tra questi principi che tutta la Commissione ha condiviso e le norme sull'articolo 4 e 5 della legge adozione rendevano naturale il collocamento di questa figura all'interno della legge sull'adozione, anche per consentire proprio le prassi giurisprudenziali, ovvero di affidamento all'ente con collocamento in famiglia. Attenzione, questo lo dico soprattutto per i minorili, che già con la legge sulla continuità degli affetti, il legislatore nel 2015, se non erro, aveva riconosciuto che la famiglia collocataria potesse non essere affidataria, tant'è che nel valutare un'eventuale futura adozione fa riferimento al mantenimento dei rapporti con la famiglia collocataria, cioè usa proprio quel termine che adesso troviamo esplicitamente nell'articolo 5 bis, e quindi riconoscendo che non sempre è possibile quello che noi chiamiamo l'affido diretto ai sensi dell'articolo 5 della legge sull'adozione. Ecco, ci sono tutta una serie di riferimenti normativi che non faccio sulla previsione all'interno di tutta una serie di richiami normativi sulla disciplina dell'assistenza sociale, dei servizi sociali, sul fatto che i servizi sociali hanno un compito istituzionale di collaborare con l'autorità giudiziaria. E attenzione, questo può essere molto utile quando i servizi sociali dicono no, ma lo metto in lista d'attesa e quindi lo vedrò tra un anno e così via. La legge fondamentale sui servizi sociali, la 328 del 2000, e l'articolo 2 al comma 3, quindi all'inizio, quindi una delle norme principali, dice che soggetti in condizioni di povertà o limitato reddito o incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico o con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato lavoro, nonché soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, quindi quelli di cui noi ci occupiamo, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. Quindi quando noi segnaliamo determinate situazioni, sappiamo anche che con la riforma bianca è stato aggiunto nella legge dell'adozione l'articolo 79 bis, proprio con il tribunale che segnala ai servizi le situazioni in cui è necessario intervenire, le situazioni che noi segnaliamo devono essere valutate prioritariamente dai servizi sociali, quindi non vanno in coda temporale o secondo altri criteri. Ecco, la norma, l'articolo 5 bis, è stato ispirato poi da una seconda riflessione, ovvero una valutazione positiva di gran parte degli operatori della legge sull'amministrazione di sostegno. Ovvero si è detto non scriviamo nella norma quali sono i presupposti se non il richiamo all'articolo 333, né indichiamo che cosa deve dire il giudice quando dispone con delle norme esemplificative, con delle ipotesi esemplificative di che cosa deve fare il giudice e che cosa deve fare, cioè di che cosa deve fare il servizio sociale nell'ipotesi di affidamento al servizio sociale. No, il giudice, il tribunale deve scrivere lui, ritagliando sulla singola situazione che ha davanti,
quali sono sia le decisioni che affidi al servizio sociale, sia il tipo di interlocuzioni che devono intercorrere. La norma sull'amministratore di sostegno ha la stessa struttura e sappiamo che tutti gli uffici dei giudici tutelari in Italia si sono formati dei loro schemi di provvedimento che poi adattano togliendo e aggiungendo a seconda delle singole situazioni, ed è una norma che ha avuto un buon successo, non mi risulta che sia stata criticata di genericità. E la norma questo ci dice. Allora, intanto si dice chiariamo dove è collocato il minore. E si dice il soggetto perché possono essere diversi, può essere appunto un genitore, possono essere entrambi i genitori, può essere una comunità, può essere una casa famiglia, può essere un parente e così via. Gli atti che devono, su questo so se l'avvocato Cecchella, professor Cecchella se lo ricorda, perché si diceva possono o devono, beh rafforziamo questo incarico al servizio sociale e scriviamo devono. E attenzione anche qui, dal servizio sociale anche in collaborazione con il servizio sanitario, perché sappiamo che in tanti territori il servizio sanitario, diciamo così, si tira un po' indietro rispetto al ruolo del servizio sociale. Invece il tribunale può dire no, se deve andare, deve essere fatta una psicoterapia e viene fatta dalla salute mentale, dalla neuropsichiatria piuttosto che da altre strutture o dal consultorio, e il giudice ben può dirlo e l'ASL non può dire, ma il giudice non può dirmelo, no, può dirtelo perché è previsto dall'articolo 5 bis alla lettera B. Gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore, questo è molto importante, cioè scrivere tipicamente l'ordinaria amministrazione, ma anche i rapporti con l'autorità scolastica, piuttosto che interventi sanitari ordinari o talmente urgenti da non riuscire a contattare i genitori, insomma ognuno poi lo deve adattare. Gli atti che possono essere compiuti dai genitori, tipicamente con minori affidati al servizio sociale, il tribunale ha dato delle indicazioni su un centro educativo piuttosto che altre attività, le decisioni sanitarie, se non vengono menzionate, restano in capo, quelle importanti o anche quelle ordinarie, restano in capo ai genitori, cioè tutto quello che non è indicato con minori collocati presso i genitori restano in capo ai genitori, ma anche con minori collocati in comunità spessissimo ha un incidente, bisogna dare il consenso informato in ospedale, non è stata limitata la responsabilità sugli aspetti sanitari, quel consenso andrà a darlo al genitore, poi se non lo darà ingiustificatamente si limiterà con un provvedimento d'urgenza anche sotto tale aspetto. È spesso anche una cosa utile al giudice capire poi come rispondono nel momento del bisogno. E lettera E, gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'articolo 333, secondo comma. E qui vi devo svelare un segreto di Pulcinella, nel senso che l'articolo 333, secondo comma, non esiste. Ma vi dico, non esiste nemmeno l'articolo 330, secondo comma. Andate a leggere la relazione, pagina 16, la relazione ministeriale, quella non l'ho scritta io, ma so come sono andate le cose, la relazione della Commissione, e vedrete che si fa riferimento a un secondo comma dell'articolo 333 e un secondo comma dell'articolo 330, che poi evidentemente nel raccordo finale l'ufficio legislativo ha ritenuto inconferente o superfluo, ma non ha poi raccordato altri testi normativi e nelle relazioni se ne parla. Quindi in realtà questo è un richiamo che immagino che nei decreti correttivi verrà eliminato. Il riferimento era al curatore, ovviamente con poteri sostanziali, curatore nel corso del procedimento o all'esito del procedimento. Siccome ho 5 minuti, poi semmai dopo mi direte, altra cosa importante, vabbè, la durata dell'affidamento, e poi vi dirò qualcosa sulla proroga, perché questa è una vera grossa novità.
la periodicità delle relazioni e, comma 4, una cosa nuova, ma che è un dovere di trasparenza, perché è un principio generale della pubblica amministrazione, cioè entro 15 giorni dal decreto il servizio sociale deve dire non solo al giudice, ma anche agli altri soggetti chi è il responsabile del procedimento. Lo si trova in tutta la normativa in materia di pubblica amministrazione, che quando viene conferito un potere o un incarico, la pubblica amministrazione deve comunicare chi è responsabile del procedimento. Quindi questa è una cosa che nella legge sull'adozione non c'era ed è una novità, ma a nostro giudizio necessitata. Vedete che poi ci sono tutta una serie di norme con modifiche anche di disposizioni di attuazione, articolo 48, 49 e 50, sul raccordo tra questi provvedimenti di nomina, poi c'è anche nella disciplina sul tutore, sul curatore e ovviamente sull'affidamento all'ente di segnalazione al giudice tutelare, perché sia annotata e perché se il procedimento viene definito ci vuole chi compia la vigilanza su questa misura. E qui andiamo a una novità importante e sul quale anche qui la proposta della Commissione era leggermente diversa. La novità grande qual è? Cos'è che succedeva? Succede. Il Tribunale ordinario spesso nelle situazioni molto complesse disposto l'affidamento al servizio sociale, definiti tutti gli aspetti, non riesce, la situazione di conflittualità non rientra, emette la sentenza con la quale si spoglia della procedura. Passano anni, ma anche meno, anche un anno, due anni, e poi cosa succede? Che questo minore è sempre affidato al servizio sociale e i servizi sociali scrivono non al tribunale ordinario, perché il servizio sociale non è attore, nemmeno se scrive al pubblico ministero ordinario, il pubblico ministero può scrivere, può inoltrare un ricorso per la modifica del provvedimento, perché le parti sono completamente inerti, il minore è ancora affidato al servizio sociale e il servizio sociale ci scrive, guardi che non serve più questa misura, i genitori hanno trovato un loro equilibrio, talvolta la conflittualità è completamente rientrata, talvolta c'è il caso che muore uno dei due genitori e poi c'è il caso molto frequente di uno dei due genitori che si eclissa, si trasferisce in un'altra zona d'Italia oppure smette di farsi vedere e l'altro genitore quieta non muovere, la situazione ha raggiunto un buon equilibrio, però il servizio dice rimane in capo a me questo affidamento che in realtà su quale io non sto facendo più nulla. Poi se succede qualcosa, se magari vengono a dire era affidato a te, dovevi fare chissà che cosa. Il problema è che i tribunali per i minorenni non possono modificare i provvedimenti del tribunale ordinario per ragioni di soldi, perché vuol dire pagare un avvocato che deve fare il nuovo ricorso per le modifiche e così via, non si rivolgono ai legali e quindi sono create diverse situazioni di stallo di questi affidamenti all'ente disposti dal tribunale ordinario. Dico che il problema riguarda il tribunale ordinario perché quando è stato disposto al tribunale per i minorenni il servizio scrive al pubblico ministero che chiede la revoca e la cosa si chiude lì abbastanza semplicemente. Prima si chiudeva molto semplicemente, adesso è un po' più lunga perché devono passare i 90 giorni per vederli alla prima udienza. Ma chiusa questa piccola parentesi, allora il meccanismo che si è studiato, perché l'alternativa non era praticabile, perché sarebbe stato un evidente eccesso di delega, sarebbe stato dare il potere al PM ordinario di fare un ricorso per far revocare l'affidamento all'ente dal tribunale ordinario, è stato riconoscere, se nessuno si attiva davanti al giudice ordinario, al tribunale per i minorenni la competenza su impulso evidentemente del pubblico ministero che riceve questo tipo di segnalazioni dal servizio sociale la possibilità di intervenire e lo si è fatto modificando l'articolo 4. Ma qui c'è il passaggio in più che ha fatto l'ufficio legislativo, si erano previste due possibilità. Ovvero veniva fissato il termine di 24 mesi prorogabile, oppure era il giudice che già
autolimitava la durata dell'affidamento all'ente fissando un termine fino al massimo di 24 mesi, decorso il quale l'affidamento all'ente decadeva. Anche qui si raccoglievano delle prassi dei tribunali per minorenni che in realtà hanno funzionato, ovvero in alcune situazioni dove sì, i genitori stavano collaborando, ma c'era ancora bisogno di che fossero seguiti in maniera importante dal servizio sociale, il fatto di mettere un termine consentiva da un lato al Tribunale per i minorenni comunque di chiudere la procedura. Dall'altro anche ha avuto un effetto, per cui dopo un po' hanno incominciato a proporlo anche ai servizi sociali, ha avuto un effetto positivo anche sui genitori, i quali, io dico sempre con una battuta, vedevano un fine pena, sapendo che dopo un anno l'affidamento all'ente scadeva, si sono dimostrati più disponibili a collaborare in interventi, perché vedevano che comunque quella collaborazione era stata riconosciuta col giudice, che riconosce ancora un periodo di affidamento, ma anche con un'indicazione di un arco temporale, senza necessità, tanto più con la nuova procedura molto complicata, senza necessità di aprire una nuova procedura, perché se adesso il tribunale fissa in un anno ancora la durata dell'affidamento all'ente, con questa disciplina viene meno l'affidamento all'ente, viene restituita la responsabilità genitoriale, non è necessario che il PM faccia ricorso ai termini 30, 20, 10, 5, capite che c'è un lavoro dietro che a questo punto non è più così irrilevante. Con i procedimenti del tribunale ordinario però cosa succede? Appunto che decorso il tempo di 24 mesi, se nessuno si attiva, è bene che il pubblico ministero insieme al servizio sociale valutino se chiedere la proroga dell'affidamento all'ente, perché nel caso che dicevo prima del genitore periferico ormai assente, sarebbe un caso d'affidamento esclusivo o addirittura super esclusivo, ma se si lascia perdere di efficacia l'affidamento al servizio sociale, si espande l'affidamento condiviso in capo a entrambi i genitori. Questa è una scelta che ha fatto l'ufficio legislativo, imporrà grande attenzione ai servizi sociali, che devono tempestivamente chiedere in questi casi al tribunale per i minorenni, se non riescono a convincere il genitore a fare lui ricorso, di intervenire per disporre allora a questo punto l'affidamento in capo al solo genitore che si sta effettivamente occupando dei minori. Siccome non voglio superare il tempo, questa parte finale immagino che sia un po' complicata, poi semmai nel dibattito ci ritorno su. No, basta, un accenno per i giudici minorili. Io penso che non si possa applicare questa disciplina sulla durata dell'affidamento, la perdita di efficacia automatica, agli affidamenti disposti prima del 28 febbraio, perché quando erano stati disposti la disciplina sostanziale era un'altra e queste sono norme sostanziali, non processuali. E quindi in quel caso poi saranno semmai le parti a sollecitare una definizione, come ha sempre fatto, insomma. Mi fermo qui. Grazie. Ok, grazie anche al Presidente per questo quadro, tra l'altro anche per aver completato il quadro che abbiamo delineato tra le figure del curatore e del tutore, che secondo me è importante che siano chiarite. E io darei in ordine, e poi no, non intervengo più, andate voi, così evitiamo tutti questi passaggi di attesa. Darei la parola al professor Cecchella, perché ha visto che ci sono altre domande fatte subito dopo il suo intervento, deve andare su, aspetti, ce ne sono tantissime sull'ascolto del minore, che poi in parte, poi forse anche domani potranno essere riviste. Qualcuno chiede se il piano genitoriale e gli estratti conto degli ultimi 3 anni devono essere prodotti anche per i procedimenti consensuali e congiunti.
Poi c'era un'altra domanda identica, cioè se si allega anche alle consensuali piano genitoriale di cui lei ha parlato. Poi si chiede sempre al piano genitoriale se si riferisce alla attuale e ordinaria gestione o a quella futura che si chiede. E ancora, di nuovo, se si allegano al consensuale, questo è un punto che va assolutamente chiarito, perché sono diverse le persone che si pongono questo dubbio. E poi ancora, se il piano genitoriale va inserito come capo all'interno del ricorso, questa è più proprio una domanda di tecnica della proposizione della domanda, come capo all'interno del ricorso oppure come foglio allegato. Poi qui si parla di uno schema del Tribunale di Civitavecchia, non so se c'è già stata la pubblicazione da parte di questo Tribunale con alcune, così diciamo, indicazioni su come in concreto poi vada presentato questo piano genitoriale con il ricorso, e ancora se questo piano genitoriale vada inserito anche in negoziazione. Sì, questo per il piano genitoriale. Il piano genitoriale ha un grande successo, mi pare, insomma, l'aspetto che interessa di più. Allora, già sulla consensuale avevo detto che ero un po' perplesso su questa necessità, perché già nell'accordo tra i genitori, che è alla base ovviamente di una soluzione consensuale, probabilmente già si regolamenterà consensualmente le regole che riguardano anche gli aspetti personali del minore, forse quella necessità non c'è. Mentre dicevo che forse i dati concernenti, che sono dati probatori questi, mentre il piano genitoriale è più, adesso lo dirò, più un aspetto sì descrittivo dei fatti, però è un atto unilaterale che compie la parte, quindi può essere vera o non vera, mentre la documentazione che viene richiesta agli effetti della individuazione dei redditi e dei patrimoni per la determinazione dei diritti economici, quelle sono delle vere e proprie, diciamo, prove su cui può il giudice basare le sue valutazioni, e lì credo che sia necessario, ritengo che sia necessario, laddove la soluzione consensuale regolamenta anche aspetti economici, ritengo che sia necessaria la produzione anche nelle soluzioni per accordo. Come si fa questo piano genitoriale? Devo dire che ho visto qualche linea, così chiamiamo, di guida, linee guida, spesso unilaterali, fatte da qualche tribunale. Non ho ancora visto invece protocolli concordati o con le associazioni o con gli ordini da parte dei tribunali. Devo dire che sono rimasto un po', così, un po' perplesso, ecco, su quello che ho letto, perché si va a fare una sorta di complicatissima individuazione di una serie di domande cui si deve rispondere, in alcuni casi veramente complessa, con tempi lunghissimi di stesura. Io credo che qui l'intento del legislatore fosse l'intento sia di descrivere la vita dei figli attuale, ma anche la prospettiva futura, cioè capire come il genitore intenda in prospettiva regolamentare, no? la vita quotidiana, la vita del figlio. Quindi non è soltanto una descrizione del passato, del presente, ma anche del futuro all'interno del piano genitoriale. Poi questi modelli che vengono adottati, mi pare di aver visto proprio Civitavecchia, mi sono spaventato quando l'ho visto, perché in effetti ci sono delle richieste di una certa complessità che non è facile stendere. Quindi credo che qui ci debba essere un minimo di snellezza in questi modelli, che quindi hanno una funzione, ripeto, descrittiva, ma anche di prospettiva nella valutazione particolare delle parti. Io credo che sia un atto, io almeno nelle mie prime ipotesi l'ho fatto firmare dai miei clienti, nel senso che deve essere un atto, certo, condiviso con il proprio legale, il quale deve guidare nella stesura di questi atti, ma insomma sono atti molto di parte, per cui io ritengo forse, non c'è nessun divieto a inserirli nel corpo dell'atto, ci mancherebbe questo, ma allora si fa sottoscrivere anche l'atto come buona regola fare, altrimenti secondo me il nuclearli come atto separato consente anche forse una maggiore attenzione, una maggiore concentrazione dell'altra parte del giudice su questa attività. Non mi pare ci siano però motivi formali o tecnici perché debba essere separato o inserito nell'atto, non c'è nessun tipo di ragione perché si scelga l'una o l'altra via.
Il punto è trovare un equilibrio, il legislatore l'ha buttato lì, è una norma così, capire un pochettino alla fine quali contenuti necessari deve avere questo atto. Secondo me alcuni contenuti li deve avere, il tema dell'impegno scolastico, extrascolastico, le passioni, diciamo la vita, il modo di comportarsi, qualche problema di carattere patologico, di malattia che il figlio può avere, che ovviamente incide in maniera significativa. Ecco, questi elementi devono esserci all'interno del piano genitoriale. Mi sembra che siano questi gli aspetti essenziali. Ecco, forse vorrei aggiungere un aspetto che mi pare meritevole. Ho visto un provvedimento del Tribunale di Verona su un caso in cui al ricorso non erano stati allegati sufficientemente, o comunque i documenti, probabilmente c'era un errore da parte dell'avvocato che forse ha ritenuto di trovarsi di fronte ancora all'ancien regime e non invece alle nuove regole. E la decisione del Tribunale di Verona sembrerebbe di inammissibilità del ricorso. A me sembra questo, non condivido, ecco, questa soluzione. La norma è molto chiara, mi pare che su questo punto abbiamo chiarito bene. Tra l'altro, i casi di inammissibilità sono casi tassativi della legge, implicano una chiusura in rito con la perdita degli effetti della domanda, insomma, sono cose piuttosto sanzioni molto gravi che devono essere regolate dal legislatore. A me sembra che la sanzione sia quella del punto 18, dell'articolo 63 bis, punto 18, che ho descritto in precedenza. Il giudice ne trarrà le conseguenze sul merito come argomento di prova e poi andrà a regolamentare le spese. Tra l'altro aggiungo che ricordiamoci che questi documenti sì, sono allegati agli atti introduttivi, però fino alle memorie successive possono sempre essere integrati. Quindi mi pare che l'inammissibilità, magari il giudice dirà alla parte, guarda, devi produrre queste cose obbligatoriamente, insomma, però ecco, da lì a pensare ad un'inammissibilità mi sembra un po' forte. Ecco, questa era una sottolineatura che non avevo fatto nella mia relazione, ma mi sembra importante, ecco, evidenziarla, ecco, perché altrimenti i rischi di una drasticità, ecco, vanno evitati, bisogna trovare sempre un giusto mezzo. Bene. Scusate, non avevo acceso il microfono. Dicevo che hanno posto altre due questioni processuali, e dopodiché ce ne sono tantissime sull'ascolto del minore. Rosaria, credo che tu le abbia lette, quindi poi risponderai complessivamente. Chiedono se per l'appello si applicano le norme del 473 bis, ma questo professore l'ha già detto. Poi concludono, ma quindi queste 473 bis seguenti si applicano a tutti i procedimenti, ad eccezione dei reclami avverso provvedimenti urgenti di cui al 473 bis 24. Quindi se non si applicano ai reclami avverso i provvedimenti urgenti e poi sul 473 bis primo comma. La disposizione d'ufficio di mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità del codice civile. Cosa significa? Quali sono i limiti derogabili e i mezzi di prova ammissibili? Questo travalicare i limiti di ammissibilità del CPC è una prerogativa del solo giudice o possono giovarsene anche le parti laddove si tratti di minori? Ma dunque, dico sostanzialmente questo. Chiaramente il tema dei reclami contro i provvedimenti provvisori, delle regole applicabili, della reclamabilità o meno delle misure urgenti contestuali al ricorso introduttivo è un tema enorme, ma mi pare che domani ci sia il tema, se non ho capito male, sulle misure provvisorie e il tema dei reclami. Si tratterebbe di fare una relazione, ecco, su questo punto. Tra Sì, l'altro, assolutamente. siamo stati anche un po' come commissione, diciamo, un po' sul punto 15, non abbiamo preso posizione, sarà poi l'applicazione a far capire se è reclamabile o meno. Sul punto invece, sulle misure in udienza, lì c'è un reclamo, è ben descritto, ci sono una serie di problemi sul modello, ma chiaramente non è il modello cautelare, ecco, questo forse è l'aspetto importante che va sottolineato. Poi, ecco, dunque, l'altro tema era quello I beh, della. mezzi istruttori Ah d'ufficio. sì, i mezzi istruttori d'ufficio è la stessa norma che troviamo nel 421 per il rito del lavoro, no? Cioè il giudice può Capito. superare i limiti che per le prove, in modo particolare per la prova testimoniale, sono inseriti nell'ambito del codice civile. Naturalmente
chiaramente qui c'è un limite fondamentale, che è quello dei limiti di ammissibilità della prova, che hanno a che fare con il diritto sostanziale. Ad esempio, quando si dice che la confessione non si può dare su diritti indisponibili, o che la confessione non può essere data da una persona che non ha la capacità, mi pare che si tratta di limiti che nessuno può superare, perché hanno una loro ratio di diritto sostanziale. Quelli di diritto processuale, ad esempio quelli che favoriscono la prova documentale rispetto alla prova testimoniale, il valore eccetera, quelli possono essere invece abbondantemente superati. È quello che la giurisprudenza dice per il rito del lavoro, non vedo grandi differenze. È chiaro che come il giudice li può disporre, la parte può sollecitare il giudice a disporli, quindi può chiederli anche lei fuori dai limiti di ammissibilità, evidenziando che quel limite è superabile, che il giudice ha questo potere. Questo è quanto. Grazie. Allora, intanto mi sei allontanata un attimo, non so, Rosaria, parti tu, poi magari Luca puoi... No, eccomi, ci sono. Ok, vai. No, allora, io sto aspettando... Allora... Dovrebbe parlare la dottoressa Giordano, lo dico per la regia, non certo perché noi lo sappiamo. Ecco, eccola. Allora, ci sono diverse domande sull'ascolto, mi sembra che però siano riconducibili a due ambiti sostanzialmente. Il primo, si chiede se l'ascolto possa essere ancora fatto dal CTU. La risposta mi sembra negativa dalle norme, perché appunto si dice espressamente che l'ascolto deve essere fatto dal giudice, non può essere, che può essere assistito da esperti o ausiliari, ma quindi per definizione non può valere, mi sembra, un ascolto operato, delegato sostanzialmente al CTU. E peraltro su questo era intervenuta anche già la Corte di Cassazione nei mesi scorsi, dicendo che il caso in cui si demandi l'ascolto al CTU è uno di quei casi in cui sostanzialmente il giudice non fa l'ascolto e deve specificamente motivare sulle relative ragioni, per cui era una conclusione a cui era già giunta la Cassazione. Dobbiamo anche dire che c'è stata la domanda della collega Manfroni che dice: ma allora come si fa in procedimenti particolarmente delicati come per esempio quelli in tema di violenza familiare? E io direi che diciamo questo, la norma dice il giudice si può comunque avvalere di esperti e di ausiliari nel fare l'ascolto, quindi non può demandarlo al CTU, ma ovviamente in procedimenti particolarmente delicati può farsi affiancare nel effettuare l'ascolto del minore da professionalità esperte che lo coadiuvano in un adempimento così delicato. Un'altra domanda che veniva fatta, altre due domande, come si valuta la capacità di discernimento del minore intra 12 anni? Chi la valuta? La valuta il giudice, e al giudice che come sempre viene poi rimessa un po' in base alle varie circostanze del caso concreto, alla maturità del minore e quant'altro, l'osservazione, poi ovviamente ci sarà, potranno essere delle contestazioni e una revisione del provvedimento sino alla sua nullità, se ad esempio non si è consentito l'ascolto di un minore di 10 anni che era perfettamente capace di discernimento. Ancora un'altra domanda, il fatto che si consenta al minore di chiedere di non essere ascoltato potrebbe essere imbeccato sostanzialmente, scusate l'espressione colloquiale, da uno dei genitori. E allora cosa si fa? Certamente questo magari è una situazione nella quale col collegamento tra il curatore speciale e l'ascolto del minore, nella quale la sensibilità ancora una volta del giudice in questi procedimenti deve essere particolarmente affinata,
è anche quella di vagliare se in effetti si tratta di procedimenti in cui c'è una conflittualità penale tra i genitori che non riesca, appunto, che si non riescano a rappresentare adeguatamente i figli, appunto, da pregiudicarli, quindi di nominare un curatore speciale. A quel punto sarà il curatore speciale, nell'ascolto tra quel minore, a fargli comprendere quali sono i pro e i contro rispetto ad una decisione di farsi ascoltare dal giudice. Mi sembra che queste siano state le domande. E allora darei la parola a Presidente Villa, così poi può chiudere la nostra sessione, ricordando comunque a tutti che domani ci saranno poi approfondimenti soprattutto sui provvedimenti urgenti, quindi la questione del reclamo, e poi ancora avete fatto domande collegate al problema del procedimento di separazione e divorzio, ma di questo domani verrà trattato in maniera espressa, quindi potrete poi ovviamente tornare su questi temi. Prego, Presidente. Non mi ti vedo aspettiamo qui, sempre però il famoso riquadro rosso. Eccoci qua. Allora sì, ho visto due domande. Intanto confermo, cioè, una volta che c'è quando si dispone l'affidamento all'ente, vuol dire che al servizio sociale si ritengono entrambi i genitori inadeguati. E quindi anche se è collocato presso uno dei due genitori, è necessaria la nomina del curatore speciale, perché la norma sul curatore speciale dice chiaramente che va nominato nelle ipotesi cui agli articoli 2 e seguenti della legge sull'adozione, e il collocamento dell'affidamento al servizio sociale all'interno della legge sull'adozione, articolo 5 bis, mi sembra che chiuda ogni spazio di discussione. Fosse stato messo all'interno come 333 bis del codice civile, se ne poteva discutere, avendolo messo lì la discussione, a mio giudizio, non c'è. Mi sembra abbastanza semplice, c'è un'altra domanda sul che fine fa il curatore nei gradi successivi. Il curatore è un curatore processuale, quindi finché quel processo non si estingue resta il curatore speciale. Se non viene impugnato e si estingue la causa, con l'irrevocabilità della sentenza, esaurisce il suo compito. Se va avanti in appello e in Cassazione, mantiene il suo mandato, così come il difensore d'ufficio in un procedimento penale continua a mantenere il suo mandato anche nei gradi successivi. Si pone un problema sul quale non so come si regolerà la giurisprudenza, ovvero se ci sono problemi nell'attuazione delle decisioni, perché la norma sull'attuazione, adesso perché è bravissimo, io non me lo sono invece segnato via qual è il numero, prevede che, eccolo qua, il bis 38 prevede due ipotesi. Molto semplice, i problemi di attuazione in corso di causa, lì il curatore c'è, il procedimento non si è ancora esaurito e quindi parteciperà alla procedura. Il problema è invece se è un curatore sostanziale, anche lui è parte nella procedura, e quindi se vi sono difficoltà di attuazione ovviamente sarà coinvolto. L'articolo, il bis 38, dice al comma 1, 2, 3: a seguito del ricorso del giudice, sentiti i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il curatore e il curatore speciale, se nominati, e il pubblico ministero. Forse mai il professor Cecchella si è già riflettuto su questa cosa, e la domanda è: ma se la sentenza ormai è irrevocabile, quindi è un incidente di esecuzione, ecco, quella nomina del curatore come solamente rappresentante processuale rivive nella fase di esecuzione, o sarà il giudice che a quel punto nominerà probabilmente lo stesso, perché è un legale che già conosce la procedura, o no? Cioè, sarà necessario il provvedimento del giudice, o lo si potrà dare per, appunto, per parte processuale, un procedimento che ha una sua autonomia?
Su questo non so come si regolerà la giurisprudenza, però questo è un tema che effettivamente la norma, a mio giudizio, non chiarisce. Non so se il professor Cecchella su questo punto vuol dare un contributo, visto che è stato chiamato direttamente in causa dal presidente. Prego, professore. Vediamo se riusciamo a spostare questo. Sì, sì, no, vedo che la cornice rossa è arrivata subito, ma io sono perfettamente d'accordo con il presidente Villa, con Luca. La norma non chiarisce, ha una sua autonomia questo incidente, fra virgolette, di cognizione. Quindi è probabile che sia necessario che il giudice si ponga il problema della nomina, ovviamente sarà il solito perché è quello che è la sensibilità del caso, ha vissuto la fase cognitiva e quindi, però quello è un incidente di cognizione, un po' come un'opposizione all'esecuzione, ecco, tanto per intenderci, che ha una sua autonomia, per cui ritengo che forse la nomina debba essere in qualche modo rinnovata, ecco, da parte del giudice. Va bene, io direi che se nessuno di voi vuole aggiungere altro, ringrazio, vediamo se, ecco, così almeno non facciamo questo. Ringrazio innanzitutto veramente i relatori di oggi perché hanno offerto un quadro su questa materia così complessa che incide veramente in maniera importante su una grande parte dell'attività giurisdizionale. E li ringrazio, domani pomeriggio ci sarà la prosecuzione perché appunto abbiamo ritenuto che la complessità della riforma, la sua importanza, la sua incidenza su tanti diritti che riguardano poi la grande tema importantissimo dei diritti indisponibili, della tutela del minore, richiedesse veramente una particolare attenzione da parte della scuola. Quindi vi ringrazio e rimando tutti all'appuntamento di domani pomeriggio. Grazie ancora al professore e ai colleghi Grazie. Rosario e Luca per il loro contributo Grazie. Veramente importante. Grazie e grazie al nostro tecnico Marcoccio che tutto il pomeriggio ha dovuto cambiare questi quadri che andavano su e giù. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. Buonasera a tutti. Ciao, grazie.